Però prima di cominciare, ragazzi, oggi, oltre ai ragazzi di Cardland che supportano il mio canale, lo sapete da una vita, ci abbiamo contatti, collaborazioni di tutte e di più, prima di parlarvi di loro, oggi, ragazzi, ho l'onore, come stavo dicendo, di collaborare con una sorta di gruppo, chiamiamolo così, che si chiama OP Cruise, va bene? Non ci tengo a precisare, questo è una sorta di mega locandina, così adesso ve la mostro. Peraltro anticipo già che questo QR code vedete in basso a sinistra, potete inquadrarlo in qualsiasi momento e vi fornisce il Linktree, cioè tutti gli link appunto di OP Cruise, e se volete potete joinare, andare a vedere i loro social, Instagram, Telegram e tutto quello che appunto ne fa parte. Che cos'è e perché ve ne sto parlando oggi? Ribadisco, non è una vera e propria sponsor, mi hanno semplicemente detto: guarda, sei stato in crociera, ti è piaciuta tanto, sbusti le carte, la tua gente è malata, ti va di farlo? Gli ho detto: guarda, è una bellissima cosa, dammi un euro in modo tale che almeno ti dica non è fatto gratuitamente. Mi hanno spedito un bellissimo box in inglese di One Piece che vedete qua sotto, no, in inglese o in italiano? No, in inglese. E allora ho detto: dai, facciamolo. Vi spiego che cos'è. Perfetto. Dicevo, non costringetemi a rimuovere Tangia, che appunto è già in una condizione, già la mia streaming è un po' rovinosa, figuriamoci se addirittura parte anche il Tangia in questo momento. Vi prego, siate clementi, se no la rimuovo immediatamente. Allora, che cos'è? Allora, ribadisco, rimarrà sempre il QR code là in basso, quindi in qualsiasi momento potete andare a vedere i loro social, e ancora meglio, se volete, potete fare punto esclamativo nave, che vi rimanda direttamente al loro Instagram, che secondo me è il punto più corretto. Punto esclamativo nave vi garantisce la possibilità di andare appunto a vedere il loro Instagram per avere più informazioni rispetto a quello di cui vi sto per parlare. Molto velocemente, senza voler far troppo brodo, vi leggo letteralmente quello che c'è scritto qua. Il primo torneo di One Piece TCG organizzato a bordo di una nave MSC Crociera. Crociere. Io sono stato in viaggio di nozze su una crociera MSC, è una cosa devastante, incredibile esperienza, forse tra le vacanze più belle di tutta la mia vita. E loro sostanzialmente cosa fanno? Organizzano dei tornei di One Piece a bordo di navi da crociera, ovvero della MSC, che peraltro sono, secondo me, la miglior compagnia navale esistente. Dal 28 novembre al 1 dicembre imbarco a Barcellona, sbarco a Genova, quindi sapete dove salire e dove scendere. Partecipa al qualifier presso il tuo negozio e vinci il tuo biglietto per OP Cruise. Ora, questo che è un velocissimo, come potete vedere, è una sorta di mega deplianto, ok, di quello che è il tutto, in realtà ve lo vado a narrare meglio con un messaggio che mio fratello Francesco mi ha appunto mandato su Telegram. Anzi, facciamo una cosa ancora migliore, vi faccio proprio vedere quello che è il PDF locandina della questione, così almeno avete le informazioni più specifiche possibile. OP Cruise per One Piece TCG, il primo torneo di One Piece TCG organizzato a bordo di una nave da crociera. Queste sono un po' di foto. Adesso non so quale sia la nave in questione, perché non ho trovato il nome della nave in questione, ma insomma, le navi da crociera dell'MSC sono tutte strabombe, quindi è una figata. Dal 28 dal 9 novembre, bla bla bla, l'avete già letto prima. Partenza Barcellona il 28 novembre alle ore 18 e si arriva a Genova l'1 dicembre. Quindi una crociera fredda, se vogliamo. Non esiste la sbrodola. Non esiste la sbrodola. Bah. Prezzi a partire da 375 euro. Un torneo da 256 partecipanti. 8 turni di Svizzera con la top 8. Il tutto streamato appunto durante il torneo. Per non perdere nulla, appunto, andate sul QR code che vedete lì. Ora io vi vado a leggere. C'è un piccolo Paolo in mezzo alle balle. Vi vado a leggere quello che appunto mi ha mandato il ragazzo. Il primo torneo appunto organizzato a bordo di una nave da MSC, 4 giorni, 3 notte, dal 28 novembre all'1 dicembre, e appunto date e partenze e arrivi già li sapete. Il vincitore si porta a casa 5 case dell'OP09 in inglese, il secondo classificato 2 case e via via di mezzare fino alla top 32 con il premio di partecipazione per tutti appunto i partecipanti. Il prezzo del biglietto di iscrizione complessivo di cabina con pensione completa e partecipazione al torneo va a 375 euro. Cioè, per farvi capire che voi avete, non è che vi iscrivete al torneo e basta, voi vi riuscite anche a fare appunto il soggiorno a bordo della nave da crociera, che vi garantisco essere una bomba. E per informazioni aggiuntive poi c'è la mail che, vabbè, se volete potete andare a vedere. Io ho scritto: si porterà a casa 5 case di OP09 Hang Mikey Dragon, e io non l'ho scritto, questo messaggio mi è stato inoltrato, quindi di sicuro di errori non ve ne sono. Gloria? Sta chiamando Gloria.
Forse mi sta chiamando Gloria. Ah, mi ha scritto un messaggio, Gloria. Sì, sì. Ok, scusate. Detto ciò, questo... È caduto il quadro del Sennin. ma è solo scivolato, capo. È solo scivolato in avanti. Non si preoccupi, Sennin, non si preoccupi. Lasciamolo lì che ho già capito che ricadrà al 100%. È safe la situazione. Quindi ragazzi, questo per dirvi cosa. Se volete, tutti quelli che sono appassionati del TCG, appunto di One Piece, tutti quelli che vogliono magari, appunto hanno l'occasione di poter andare su, su una nave da crociera, vogliono farsi un giro, bla 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 bla. Signori, questa è un'occasione, siccome è figa, io a bordo della nave da crociera c'ero. Una cosa che secondo me è un po' mancata sono appunto hobby a tema delle mie passioni come videogiochi, nerdate varie eccetera. Questa è una vera e propria occasione, perché a parte che il costo è bassissimo, perché vi posso garantire che costa veramente poco, inoltre appunto avete anche la possibilità di partecipare a tutti gli effetti a un torneo. Ho scoperto che Johnny La Botta, il CEO, già lo ha fatto, comunque qualcosa del genere, vuole andare a vedere, insomma non ne ho la più pallida idea. Quindi mi ha detto addirittura che lo vincerà lui. Se volete il link ce l'avete in punto esclamativo nave, oppure inquadrando il QR code là in basso avete tutte le informazioni del caso. Anche a voi amici di Polymavod, non fatevi sfuggire l'occasione, perché vi garantisco, ribadisco, che da una persona che questa roba, questa vacanza, questa enorme culla l'ha vissuta, vi garantisco che è una cosa veramente, veramente molto, molto figa. Quindi non perdetevi in questa occasione qui, va bene? Dai, mi raccomando. Ora vabbè, a parte piccola alert di abbonamenti, dato che siamo già in clima pack opening, visto che questa parte dell'MSC per One Piece, no MSC per One Piece, più o meno, vabbè, avete capito, la voglio lasciare anche nel canale Polymavod, vi faccio vedere subito che cosa apriamo quest'oggi, perché i miei amici di Cardland sono tornati, siamo tornati a tutto regime con i pack opening, e oggi apriamo un box di Corona Astrale, il nuovo set Pokémon, che peraltro adesso ci andiamo a vedere anche un po' delle carte presenti su questo set, perché so che c'ha delle gallerie devastanti. È un box intero, non toccato, solo tolto il cellophane per comodità. Appunto, il box che mi hanno mandato i miei fratelli di One Piece OP MSC nave, punto esclamativo nave, QR code in basso a sinistra, bla bla bla, in inglese un box completo, totale, mai toccato, che peraltro mi hanno mandato anche due promo, non so se sono promo del box in sé o se è stato un dono fatto proprio da parte loro, per il quale nel dubbio io ovviamente ringrazio per l'incredibile cosa. Un ETB che io ho già aperto di un set che è andato veramente a ruba e non so il perché, ovvero Segreto Fiabesco. Sono 9 pacchettini di Segreto Fiabesco che ha delle gallerie devastanti, e poi mi hanno mandato un po' di pacchetti sfusi di Destino di Paldea. Mi hanno mandato circa 15 pacchetti sfusi di Destino di Paldea perché gli avanzavano aperti probabilmente per le promo e quella roba là. Quindi partiremo proprio da Destino di Paldea. Prima di aprire però due cose dobbiamo vedere, ovvero il primo è che cosa contiene Corona Astrale, perché io non so che cosa contiene Corona Astrale. Nel dubbio mi sono preparato la paginina appunto del sito ufficiale di Pokémon TCG per vedere insieme a voi che cosa contiene questo set. Ora, a parte le comuni e le non comuni, che tanto vedremo molto velocemente nei pacchetti, vedo qualche piccola ex, ma che secondo me possiamo veramente tranquillamente skippare, visto che fanno tutte cacare. Le non comuni ce le vediamo con calma, comuni, non comuni e rare le vediamo aprendo i pacchetti. Io vorrei vedere quali sono le alternative di questo set. Allora vedo due ace card, bomba deluxe, queste qua rosate che sono fatte ad esagoni, e albero maestoso. Ah no, tre ace card, cristallo scintillante, ok. E queste sono le gallery, fa vedere le gallery. Bulbasaur, incredibile, devastante Bulbasaur con i PJ di fianco, minchia in cucina, devastante questo, bellissimo. Ledian, devastante, assolutamente devastante. Lilip, bellino, bellino, dai, bellino, bello, non devastante però bello, assolutamente. Il signor Tartanator, un Pokémon che io non riesco a inquadrare ancora bene oggi. Nel suo habitat, immagino, non mi fa impazzire, diciamo che è ok. Raboot, secondo stadio, come mai Raboot e non, come si chiama, l'ultimo stadio, non mi ricordo il nome. Carina questa, bella, in mezzo alla neve, che palleggia con la palla di neve. Questa è bella, vabbè raga, Squirtle, non ha parole, veramente, non ho parole. Devastante anche questo Squirtle, sia Squirtle che Bulbasaur accompagnate dei Pidgey.
incredibile. Crabominable, bello, che fa proprio da Yeti, bello come uomo delle nevi totali, bellino, bellino anche questo. Joltik, questa l'avevo vista, mi piace uno sbotto, mi piace un casino, cazzo, questa è incredibile. Cioè, veramente sembra una roba alla persona, non so perché l'abbiano fatto così. Zero Ora, che a tutti gli effetti sembra un'alternative art totale di quelle deluxe del set, invece è una semplice gallery di Zero Ora, devastante la colorazione, mi piace un botto. Milk Cherry è quella che diventa la panna montata. Bellina insieme alle caramelle, però sì, niente di che rispetto alle altre. Il Meditite, bello tutto pastellato, bellino anche lui, cazzo. Particolare, bello che spialciatotto, come dire, non mi devi rompere i coglioni, sto meditando. Gulpin che divora la torta per la sua bocca gigante. Questa è bella, cazzo, questa è bella. Questa è bella. Arcaludon, se morisse, godrei un bel po'. Sembra veramente sempre più Digimon. E poi abbiamo le full art come Hydreapple, che non è malvagia. E poi queste dovrebbero essere delle Rainbow, credo. Terra Crystal, no? Sono le Terra Crystal Full Art, queste, le ex. E sono Cinderace, ecco perché spiegato della pre-evo. Lapras e Galvantula. Zii, a me gli togli i lampadari sulla testa e mi piacciono, glieli rimani, allora te li ficchi nel culo. Full Art di Duxban, Full Art di Medichan, Full Art del Gabibbo. Quattro allenatori, Rea, bellina, Pyros, vabbè. Algaro, vabbè. E Rupi, ok. E poi le quattro credo siano super rare, chiamiamole così, del set. Hydreapple X, bella, tipo pitture rupestri, tipo geroglifici, bella. Questa è devastante, cazzo, questa è devastante, veramente. Galvantula X, senza se- un mosaico di luce e vetro, incredibile. Questa è incredibile, zii, pazzesca, fuori di testa, zii. Cioè, questa è assurda. Joltik e Galvantula hanno finalmente una carta della Madonna. Poi c'è il Duxban X, carino anche lui, bella la colorazione, bellina anche la colorazione. E il Terapagos X, ah, questo qua l'avevo già visto, me l'avevano mandato nel gruppo degli abbonati. È strano, è un... anche questo è una sorta di, come si chiama, ricostruzione cristallina, no? Strano, è Terra Crystal, anche lui, ma... cioè, bello, è bello! Cioè, un po'... sembra un po' un vetro lavorato, capito? No, non lo so, non lo so. Si salva perché comunque è una cosa speciale, però, vabbè. Rea, Rupi, anche queste, alternative, bella Rea. Rupi, che fa il per forza. E poi Terapagos, Grande Abisso Zero e Amuleto del Coraggio, Gold. Bellino il Grande Abisso, se è molto vecchio stile, il Terapagos, diciamo che non va male, ecco, diciamo che non va male. Questo è il set, e quindi questo è il set appunto di Corona Astrale, che ho sbagliato completamente scena, di Corona Astrale che andremo ad aprire oggi, anzi direi proprio adesso. Tenendo per ultimo One Piece, così vi ricordo ancora una volta, in un secondo momento, l'andamento appunto della cosa. Io partirei come riscaldamento, dato che sono alla perenne ricerca di ancora Pikachu Baby Shiny e di Charmander Baby Shiny di Destino di Paldea, set di ormai un anno fa. Partirei dalle 15 buste di Destino di Paldea, che peraltro io non saprei come aprire. Nel senso, cioè anzi, so come aprire, ma non so come farvi l'eventuale bet. Perché io facevo una bet per ogni singolo, come si chiama, ATB. Ora, queste sono sfuse, non so se provengono da ATB o da collezioni sfuse. Quindi vi faccio una piccola bet, a via pronostico. Io, vediamo quante sono, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 bustine. Io facevo, se non ricordo male... facciamo una bet multipla, facciamo quanti pull in 17 pack. Allora, facciamo 0, 3, anche se è molto difficile, 4, 7, 8, 10 oppure 11 più. Bet da 2 minuti, se volete bettare, ragazzi,
e volete prendervi un po' di punti canale che li potete spendere per fare cazzate, con pool, ribadisco cosa si intende con pool di Destini di Paldea, sono le baby shiny, le shiny full art, le alternative, le trainer full art, le ex, le insomma le alter, tutto quello che è considerato pool, cioè non è una semplice reverse rara o comune o roba del genere, va bene? 17 pacchetti, non so da dove provengano, ribadisco, credo siano tutte di collezioni, quindi non so quanto pool garantito c'è, però nel dubbio, se volete bettare, questa è a tutti gli effetti una vera e propria scommessa alla cieca. Nel mentre, grazie a TSM per i 14 mesi, grazie mille amore mio, grazie per essere nell'anno e mese più importante di tutti, grazie a... ho sbagliato tutto, proiettore a scherma intero nell'HP... Ok, non riesco a fare la proiezione a schermo intero, quindi facciamo proiezione in fonte, niente da fare. Non riesco a fare la proiezione sul mio schermo. Perfetto, datemi un istante. Perché così vi leggo meglio, no? No, mi sa che è buggato OBS. Anzi, ho la certezza che sia buggato OBS. Se io lo metto di qua e proietto di là, niente, è buggato OBS. Perfetto, allora vi leggerò direttamente da OBS. Anche se, appunto, fa un po' cacare. Grazie TSM, grazie mille a Blazen per i 7, bentornato nel canale Grande Boli, grande a te, grazie Enigma per il Prime, benvenuto nel canale, grazie caro, grazie a Bruce Willis per i 22 mesi, bentornato Bruce. Grazie mille, grazie ad Alcatos per il quarto mese, welcome back, grazie per la tier 1, e a Sandro Campedelli per la tier 1, hai detto Sandro? Grazie Sandrone, bentornato nel canale, un enorme e gigantesco bacio. Ricordo sempre che prima di aprire i pacchetti io devo ringraziare i miei fratelli di Cardland che come sempre sono tornati alla carica a tutti gli effetti, sia per voi amici di Polima VOD, sia per voi amici di YouTube, trovate il link in descrizione se siete su YouTube, in chat facendo punto esclamativo Cardland, che vi danno il 10% di sconto su tutti i loro prodotti e che sono già a prezzo molto basso, e andate a vedere se non mi credete. Secondo, anche vi danno 3 bustine aggiuntive qualora nel codice dell'ordine andate a inserire la promo poli testa quadra, poli quadrato, poli puzzo, quadrato, poli sborra, insomma tutte le cose che vi siete divertiti in questi anni, in questo quasi anno di collaborazioni, a inventarvi, ad inserire appunto sul loro sito. Questo vi garantisce 10% di sconto e 3 bustine aggiuntive. Peraltro oggi non ho box di 151 perché sono saliti moltissimo di prezzo e credo che la gente appunto su Cardland abbia fatto accaparramento dei box finché erano ancora a prezzo basso, che poi invece appunto purtroppo adesso devono rifornire di nuovo su Cardland, va bene? Quindi ringraziando sempre i ragazzi di Cardland io direi di partire, le sleeves ce l'ho, le perfect ce l'ho ed è il momento di pullare... Aspetta che devo ricordarmi come si fanno i pack opening perché ho spostato tutta la postazione, ho fatto un po' di casini in queste settimane. Buonasera Matte Furlo. Sbaglio, siamo un po' troppo in là. Ok, adesso siamo meglio. E ovviamente One Piece, ribadisco, lo tengo per ultimo perché la cosa del punto esclamativo nave ve la ricorderò appunto più tardi. Aspettate un secondino però. Mi serve questo. Comodo qua, perfetto. Vale anche policubico, vale qualsiasi cosa che faccia capire che voi veniate appunto da me. E loro vi regalano 3 buste aggiuntive nel momento in cui si capisce che siete voi i responsabili della strage di Puzzo. Gimme Goal. Ah, questo ragazzi è un set storico, io. Storico nel senso che è di un anno fa, quindi ormai ha pure perso interesse. Ed è un set che io chiedo sempre di avere da Cardland. Perché in questo slot dove abbiamo pullato Execute si può pullare niente poco di meno che Pikachu Shiny, ok? Io questo set ho avuto la fortuna, e partiamo subito con la tranquillità, di aprirlo, ok? Di aprirlo e di trovare nel corso degli anni, scusate, dei mesi, praticamente tutto, va bene, quello che contiene di bello, quindi Gardevoir, Mew, Charizard, ne ho pullati 2 Charizard, 6 Mew, no, 3 Mew, 6 Gardevoir, insomma ho trovato un bel po' di roba, sono stato molto fortunato. Mi mancano però per finire questo cazzo di set 2 carte, che sono Pikachu Master Ball e Charmander, scusate, Pikachu, sì, Master Ball è 151, Pikachu Baby Shiny e Charmander Baby Shiny. Ho bisogno di quelle 2 carte e io non le voglio comprare.
Non le voglio comprare, quindi io mi faccio mandare dei ragazzi di Cardland ogni volta che hanno delle bustine di Destino di Paldea. Perché ne ho pieni coglioni di aver sbustato di tutto e di più e non aver ancora avuto la semplice fortuna di trovare delle banalissime Baby Shiny. Come vedete, questo non ha il bordo argentato, il che vuol dire che Baby Shiny non è. Questo peraltro è un... Però questa è una Gold. Questa è una Blue Gold. Alt. Alt. Ce le ho già tutte. Però è una Blue Gold. Non la butti sicuramente via. Ed è Miraidon X. Gold, Green, Blue, Gold. Va bene. Cioè, va bene. Non parti sicuramente male. No, non può essere Galvantula. Non c'è in questo set. È nel set che apriamo tra poco, Galvantula. Va bene, va bene, va bene, dai, è sicuramente qualcosa, è sicuramente qualcosa, è un pull, ovviamente, non fa affatto schifo, anzi, Miraidon, Blue Gold, io purtroppo preferisco troppo le Black Gold, secondo me sono troppo più fighe le Black Gold, quindi quelle con, come si chiamano, di, io vi do i codici nel mentre, quelle dai che c'erano nel set degli anni scorsi, insomma, quelle secondo me erano devastanti, però... Erano molto più belle, però va bene. Allora, teniamo qui da parte e intanto contiamo i pull e siamo a uno. Ve lo metto qua, così vedete un piccolo pezzo e sapete che siamo a un pull. Aggiungo una cosa. Cosa volevo dire? Non mi ricordo. Ah sì, vabbè, che questo set, quando la gente mi parla, Poli, ma io vorrei iniziare a spacchettare, no? Cosa conviene, cosa non conviene? Io consiglio 151, ma per questioni appunto di... Ehi, Baby Shiny! Baby Shiny viola, purtroppo non me ne frega un cazzo. Drifblim, va che bello però! Dico non me ne frega un cazzo perché ce li ho già tutti i Baby Shiny che non sono Charmander e Pikachu, ok? Però, dai, bello lui! Poi posso chiederti una cosa? Certo, Salm, ho come l'impressione che sia una stronzata. Va bene, dai, un Drifblim intanto lo abbiamo. Uno Scraggy e un Arma Rouge. È un pull, assolutamente sì, è un pull. Certo, le Baby Shiny sono un pull. Ce l'ho già, però... Oh, schifo, di sicuro non fa. Riusciamo a metterlo nella sleeves. Bene. Conosci De Fabris? Sì, ci ho fatto le scuole insieme. Era anche al mio matrimonio, signor Salm. Lo conosco piuttosto bene, il signor Simone. Poi, cosa stavo dicendo? Quando la gente mi chiede sempre... Poli, cosa Poli, conviene Poli, aprire? Poli, ecco, Poli, ho detto Poli. C'era Masseo che diceva Poli, appunto. Ecco, c'è ancora il Masseo che dice Poli. Quando mi chiedete che set aprire, io consiglio sempre Destino di Paldea, perché per quanto le carte al suo interno non abbiano chissà che valore, eccetera, è un bel set da spacchettare, perché ti danno la, come si dice, la sensazione di trovare sempre delle carte. Poi magari non sono carte che valgono, eccetera, però... Sai, no, pullare le Baby Shiny, pullare le Full Art, pullare le X, essendoci tante carte, cioè considerate che il set conta 91 carte, ma sono più di 200 in realtà le carte, quindi tra Alternative, Baby Shiny, eccetera, sono tipo 250, è un set che ti dà soddisfazioni da aprire, perché ti dà l'impressione che ogni pacchetto abbia qualcosa dentro, ok? E di sicuro, appunto, vi permette di dire, boh, almeno ho aperto un box, mi sa che c'è una Baby Shiny, eh? Mi sa altra Baby Shiny. Già. Già. Ah no, il Toidescruel Full Art Baby Shiny. Orribile secondo me, però è un pull anche questo. Cioè vedete, magari è una carta che magari vale 2 euro, capito? Quindi magari non ti rifà la spesa, però è un pull, cioè sei contento che anche quel pacchetto qualcosa aveva dentro. Secondo me è una cosa figa, capito, no? Quanto costa un box maestro sessuale Poli? Allora, Destino di Paldea, quindi il set che sto aprendo in questo momento, non ha dei box veri e propri, ha solamente gli ETB. Gli ETB contengono 9 bustine, e dentro c'hanno anche una promo, le sleeves protettive, i dadi, quella robetta lì. Un box dovrebbe stare intorno ai 70, 60 euro, 80, non lo so. So che su Cardland costano sicuramente poco, banalmente perché li vendono a poco. E soprattutto con il mio codice di sconto hai 3 bustine in omaggio e il 10% di sconto. Quindi, quando volete un set che pulla, che vi assicura di avere la soddisfazione di trovare carte, Destino di Paldea fa il caso vostro. Da qui probabilmente all'inizio dell'anno 2025 ci sarà un nuovo Destino D. Però diciamo che questo set è quello che vi garantisce sempre soddisfazione da quel punto di vista. Baby Shiny?
Non Baby Shiny. Fleetold. Scrafty. E Magmortar. Ecco, invece questo no. Poi, se invece volete un set che ha delle carte, secondo me, molto, molto, molto belle, e che contemporaneamente non pulla nemmeno così male, anzi, c'ha anche una minuscola chance di essere una slot machine devastante, 151. 151 giapponese, grazie alla meccanica del God Pack, presente uno ogni 40 box, della Master Ball Card presente in ogni box, sono devastanti. Il problema di 151, che quindi, come si poteva immaginare, non mi sento di consigliarvi adesso, è che è un'altalena di prezzi, anche la versione giapponese. Anzi, proprio grazie a questa meccanica delle Master Ball, è tornato a essere molto in voga tra i collezionisti, perché gli permette, ok, gli permette, niente purtroppo Magmortar, di trovare sostanzialmente questa Master Ball Card. Il problema di 151 appunto è che adesso costa molto di più. Credo che i prezzi dei box siano aumentati tranquillamente a 130-140 euro, no? E quindi ecco, non so, su Cardland purtroppo sono finiti. Saprei benissimo consigliarvi Cardland, perché ha sempre tenuto i prezzi molto bassi, quando magari negli altri store si vedevano a circa... eccolo qua il Pikachu che serve a me. Se tornavano, come si dice, a circa 180 euro, 190 negli altri store anche italiani, Cardland lo vendeva a 99 con il mio codice sconto 90, con più anche tre buste aggiuntive. Però ribadisco, adesso hanno problemi anche loro con il loro fornitore in Giappone, che ha detto: zio, ho capito tutto, però qua me li stanno a vendere al doppio, che famo? E allora i ragazzi di Cardland vogliono prendersi il tempo. Ehi, if you like piña colada, cazzo! Altro baby shiny, cioè in realtà full art shiny, ma va bene. E poi Executor. Quattro pull nel mentre, Dicevo, appunto, adesso ve lo consiglio un po' meno. Se volete un set bello, che però, ragazzi, è bello, ma bocca al lupo coi pull, è Segreto Fiabesco. Segreto Fiabesco e anche Corona Astrale. Sono dei set che hanno delle carte dentro devastanti, però zii, metà dei pacchetti li apri e ci sono solo le comuni e le rare e le non comuni, e capisci da solo che... insomma, ecco, ti dico, Segreto Fiabesco 25 pacchetti, 4 pull. Poi le poche carte che pulli, ovviamente grazie al fatto che sono inflazionate molto poco, hanno anche un valore, no? Chiaramente, quindi diciamo non sbagli mai. Però porca troia, diciamo che se vuoi la soddisfazione del pacchetto che ti apre e che ti pulla la figurina, Destini di Paldea e 151 al momento. Poi bisogna vedere, perché so che hanno annunciato anche i nuovi set, peraltro fra poco più di un mese esce anche il gioco TCG online, no? Quello per mobile. Vediamo come sarà, magari faranno anche lì degli annunci particolari, sempre per il mondo delle figurine. Rappelcourt, chi sarà? Chimeco Reverse, Muskiff Reverse e Mabostiff Reverse. Cioè Reverse, Simply Holo, Simply the Best. Quanti pacchetti mancano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pacchetti. E siamo a 4 pull. Vediamo. Io sono sempre alla ricerca di due carte, quindi diciamo che Destiny Paldea ormai è diventato anche l'aperitivo dei miei pack opening settimanali. Peraltro, amici di Polima VOD, a parte ricordarvi appunto che tutti i link eccetera li trovate nella descrizione e in generale appunto avete il tutti i link lì. Io ricordo anche che i pack opening avvengono tutte le volte su Twitch, una volta alla settimana, il giovedì. Oggi è un'eccezione di mercoledì, perché purtroppo la settimana scorsa il pacco di Bartolini non è arrivato, prive di problematiche del meteo, però. Poi, se i Pokémon fossero reali, quali sarebbero i tuoi 6 in squadra? Ci ho mai pensato. Probabilmente i più alternativi e scemi possibili, perché vorrei che la gente dicesse: hai visto quello là che c'ha quel Pokémon brutto? Ma come fa a trastarlo? Rotom Calore Reverse, rara peraltro. Purtroppo Macchinario Pugno Disperato e una ricerca accademica. Guarda, Claydol probabilmente solo perché me lo sono tatuato.
Krabby sinceramente mi sembra l'unica scelta. No, secondo me non è l'unica scelta Krabby, sinceramente. Tutt'altro. Ma va bene. Tra l'altro dentro Destino di Paldea ho scoperto anche che ci sono questi, queste energie, no, un po' sporche di inchiostro che sono anche un po' particolari. Le sto collezionando tutte man mano che le trovo. Dammi Charmander e Pikachu Baby Shiny. Allora, noi all'interno di questi pacchetti cerchiamo quelle due carte lì. Gardevoir, Charizard, Mew e Kissara. Peraltro eccola qua, Kissara. Basta, ehi, vedo Baby Shiny. Vedo Baby Shiny. Ti prego, capo, rosso o giallo? Mi sa che è una full art Baby Shiny. Beh, Gardevoir è Gardevoir. Non è quella che vogliamo. Però nel senso, comunque non la butti via. Il Camerupto e Launston. Però non è minimamente la Gardevoir che vorremmo. Siamo a 5 pool con questo, Matte. Questo è il quinto, se guardi. Faccio vedere al volo, ci mancano 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pacchetti. E al momento siamo in questa condizione qua. Non è affatto male, eh? Non è affatto male. Per nulla, anzi, oserei dire. 10 pack, 5-5, non è male. Però, oh Johnny, fai punto esclamativo nave. Li segui tu i ragazzi di OP, di OP per MSC? E non sapevo, te conosci tutto del mondo di One Piece. Dio buono, come cazzo è possibile? Sei tutto te. Merda che sbrilluccica. Ma non è merda che sbrilluccica, perché non è una brutta carta. È chiaro che, ribadisco, io ce le ho tutte, ragazzi. Io è chiaro che in questo momento cerco soltanto ciò che mi serve per finire il set. E mi sono puntato e ho scelto di non voler comprare le carte, bensì aspetta. Aspettate. Ok, dato appunto che mi mancano solo quelle, a me tutto quello che non sono quelle carte lì mi fanno bestemmiare. Quali sono i comandi per la pill e le ranked? Non esiste un comando per le pill. L'unico modo per che ti serve, Carlo, lo dico anche sugli amici di Polymavod che si guardano i pack opening, sono iniziate le ranked della Kaizo Ironmon. Se volete vi basta andare su startab.it, devi essere abbonato a questo canale Twitch, che è il canale Twitch Poly, per chi magari mi sta guardando da qualche altra parte. E poi basta andare su punto esclamativo Kaizo, vai sul sito e giochi senza problemi. C'è anche il gruppo Telegram dedicato, stiamo creando un canale Telegram dedicato per le informazioni a riguardo, insomma. Briglia, grazie per gli 11, evviva il puzzo, evviva, evviva! Grazie a Davi per il quarto mese, bentornato nel canale. Grazie a Vash per il quarto mese, bentornato nel canale. Grazie a Takumi per il quarto mese. Quanti quarti mesi di fila? Cosa è successo 5 mesi fa? E a Johnny per il Prime, benvenuto Johnny. Minchia Johnny, che bella la mafia. Vieni anche tu sulla nave, dai. Johnny, guarda, te lo giuro, per come mi sono trovato bene. No, un canale Telegram, Gigio, per le informazioni. È marrone o rosso? È marrone. Cazzo! Cristo di Dio! Zimi dividà. A me non me ne frega un cazzo di questi. Va bene, eh? È arancione, io non so i colori, ragazzi. Cioè, li so, ma so scemo. Mi dà Charmander, ora impazzisco. Dicevo, no, non farò una collaborazione con MSC per castare il torneo, anche perché non so come si gioca. Però vi giuro che se io avessi tempo io farei un'altra crociera. Cioè, di base avrebbe completamente senso. Avrebbe completamente senso perché è incredibile, zio. Una crociera è devastante. Cioè, banalmente vale la pena anche se quasi non giocate. Cioè, a quel prezzo conviene andare in crociera anche se non giocate. 375 euro, partecipazione al torneo, 4 giorni, 3 notti, partenza da Barcellona, arrivo a Genova. Ragazzi, vi fate 2 giorni a Barcellona, poi a Barcellona salite a bordo della nave, vi portate anche la compagna oppure il compagno, dipende come siete, cioè come siete, se siete donne che mi stanno ascoltando, uomini oppure uomini che stanno con uomini e donne che stanno con donne. Ovviamente siamo un canale inclusivo e come si dice, e buona. Vi fate 2 giorni lì e poi a un prezzo miserabile vi buttate a bordo della nave. Screenate il QR code qua a fianco, ragazzi. Questo QR code qui. Screenate questo e via. Io sono gay e nero, rispetto, non è vero, Manu Dratinis. Maractus, studenti. È tutta la vita Worth. E poi dai, ci sono pure io, non potete non divertirvi. Quindi Johnny, tu già sapevi dell'esistenza di questo torneo e già ti hai ripreso appunto il ticket per... No, zio, un altro pool. Signori!
Signori, fermi tutti. Johnny, non me ne frega un cazzo né della nave di crociera, né della nave di crociera, né tantomeno della tua cazzo di One Piece. Bro, baby shiny, giallo. Quanti possono essere? 4? 5? Se vuoi venire sul nave durante il torneo ne parliamo. Ma Francesco, ma come faccio? È nel periodo della pill. E vado via 4 giorni, che son matto. Non penso proprio sia Pikachu, ragazzi. Non credo sia Pikachu. Dotato di un organo in grado di filtrare l'acqua più sporca, può berla e convertirla in un liquido tossico a lui innocuo. Ah, ci assomiglia pure. Che grande inculata. Fottuto topo elettrico di merda. Che brutti nuovi mon. Questo è tipo di 10 anni fa quasi, i Gigio, ma nuovi mon. Boh, vabbè. Sì, di quando è Toxel? È sesta gen? Credo abbia quasi 10 anni sto Pokémon, credo, indicativamente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pull, eh? 7 pull, signori. Galar, ottava? Quindi non è 10 anni fa. Spada e scudo... 2017, no? 2017, ragazzi. C'ha 7 anni sul groppone. Almeno è 2017. No, è 2018, mi sa, l'ottava gen. Scarlatto e Violetto è 2022 inoltrato. Mi sa 2019, in realtà, 2019. Perché ogni 2 anni, no? Mi sa 2019-2018 massimo, 2018. Quindi in realtà solo 5 anni. Però dai, un bel Pokémon. Bro, Toxicroak è un Pokémon della Madonna. Lui è la sua prima Evo. Dio Cristo, è bellissimo. Poi ne parliamo dell'evento dell'uovo speciale, Jux. Guarda, fammi finire di spacchettare, poi andiamo nella categoria Kaizo e ti spiego tutto quanto, perché domani mi sa proprio che si gode. Numel, Duxban. Ehi! Bishiny? Ma quanto cazzo pulla Destino di Paldea? Baby Shiny. Era da un po' che non aprivo Destino di Paldea, perché aprivo solamente l'altra roba, no? Quella, diciamo, un po'... Aspetta, mi è arrivata una notifica piuttosto importante. Figata. Figata che pulli così tanto. Capo è giallo. Capo è giallo. È giallo. Vediamo chi è. Le sue capacità di vedere attraverso le pareti è utile non solo quando incalza la preda in fuga, ma anche per trovare i suoi cuccioli smarriti. Bro, devastante, cioè bellissimo, bellissimo, perché forse tra i baby shiny più belli di tutti, ok? Cioè guarda che bello che è shiny, veramente sborra su una pentola cotta, però non è Pikachu, e a me serve Pikachu, io ce l'ho già Luxray, è molto bello, eh? È veramente figo, ma è bello lui shiny. Veramente, non esiste segreto anale, Risu, più fresco di Twitch, non esiste segreto anale. Dietro cosa c'è? Un cazzo di nulla. E poi ricerca accademica. Però ennesimo pull. Ennesimo pull. Dai, baby shiny possono essere di tutti i livelli, non solo Rick. Ennesimo pull, bro. 4 pacchetti, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pull e mancano 4 pacchi. Cioè ho pullato su un pacchetto ogni 2 praticamente, eh. Non so di cosa tu stia parlando, Eustach Kid, sai? Non so cosa sono quelle carte che tu stai dicendo. Proprio non ne ho la più pallida idea. Davvero, ignorante come poche cose al mondo. Buttata nel puzzante busqua, va bene. Poi secondo te dovrei prendere il kebab del kebab aro? Sì, capo.
Guarda, è perché io mi sto cagando addosso, perché mi sa che c'è un po' di virus intestinale, se no me lo mangerei pure io. Numel, Maractus. Sì, ma intendo non so che carte sono Eustassis Kid, capito? Ho in colonie Lostasones. Oh oh oh, scopicchiato più carte di contemporaneamente. Ho rivelato che non c'è una Baby Shiny. Non c'è nemmeno una Reverse. Dammi una X. Neanche la X. Via. Poli, non mi hai più risposto sui G. Ti avevo chiesto se patrollavi nei muffurulli. La colpa pro... Ehi, energia elettrica! È lui o non è lui? Ma certo che è lui. Baby perché non è full art, giusto? Baby perché è full art. È shiny solo la parte dell'artwork. Vengono definiti baby shiny perché è shiny solo qui, no? Quindi baby. Se no ci sono gli shiny full art, che appunto è tutta l'illustrazione, appunto, full art. Poi ho deciso di collezionare numeri civici altrui. Poco fa ne ho trovato uno holo reverse e sono finito in questura. Ne valsa la pena? Sì, 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 sì. Pineco. Numel. Studenti di Paldea. Orco Diaz. Maractus. Macchinario tecnico pugno. Una... Ragazzi, credo Baby Shiny. No, zii, basta, ragazzi, non è possibile. Terzo Baby Shiny giallo. Terzo Baby Shiny giallo. Com'è la ricerca di piccola Pikachu Shin Money? Ho aperto qualcosa come 350 pacchetti. Ho tutte le carte tranne Pikachu e Charmander Reverse e Baby Shiny. Ho trovato 2 Charizard, 6 Gardevoir, 3 Mew, 2 Kissara. Ho trovato di tutto. Ho trovato migliaia di euro di carte e mi mancano 2 carte di merda. Una che vale tipo 15 euro, una che ne vale 3. La sua pelliccia soffice funge da batteria. Puoi immagazzinare tanta elettricità quanto un'automobile elettrica. Non è che Pokémon hanno la pelliccia? Elettrozampe. Bravo Poli! Poli! Bravo Poli! Va bene, va bene, va bene. Va bene, va bene. Sembra fatto apposta, bro, ma ti rendi conto. 3 baby shiny elettrici e ancora non lui. 4, 5, 6, 7, 8, 9 pull. E mancano 2 pacchetti. Figa. 2 pacchetti. Via, vediamo. Shadow, grazie per il mese più importante. Poi sculi troppo, trocca abbonarsi. In realtà ti sei abbonato probabilmente perché col September paghi meno. Con Amazon Prime è gratis. Sono iniziate le ranked e a mezzanotte vuoi pullare l'uovo più forte della storia, che è quello delle ranked Kaizo Mystery Egg, annunciato oggi su Instagram. Ma ne parliamo tra poco, appena andiamo appunto in categoria corretta. Monkey, Magmar, Nemi, gettata out of palace, bello, Daxban, Mousehold, Ultra Bolla. Niente questa volta Baby Shiny, niente Alternative e niente X. Ne manca uno. E c'è questa merda di Dondoso davanti. Ultimo pacchetto. A parte che non è l'ultimo, cioè aprirò l'ultimo pacchetto. Questo è l'ultimo pacchetto di Destino di Paldea di questa settimana, ma non l'ultimo pacchetto di sempre. Io Destino di Paldea lo aprirò fino a che? Fino a che? Capito, no? Ci siamo. Charmander, dice Johnny la botta. Minchia, Johnny, ci hai preso, eh? È proprio Charmander. Il problema è che non è quello che mi interessa. Però è effettivamente Charmander. Charmander. Deden. Nemi. Natu. Camerupt. Charmeleon. Niente Baby Shiny. Niente Alternative. E Gardevoir X. Che merda, cazzo. Che brutta. È andata. Unlucky. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10 pull, 17 bustine. Signori miei, sceglie il risultato, vince 8-10. Bravi ragazzi, bravi, tocca sbustare le altre. Tocca sbustare anche il mese prossimo, la settimana prossima, Destino di Paldea. Via, Luxury Baby veramente figo, molto molto figo. Allora, prima di passare a a Corona Astrale, avevo letto Corona Disabile, ma non è possibile che io l'abbia letta. E apriamo un pochino di segreto Fiabepusco, Fiabpuzzo, va bene? Allora, all'interno di segreto Fiabesco mi è stato mandato un ETB che ho già aperto. All'interno dell'ETB, piccole energie che usiamo per, per sistemare le tavole o per fare cocaina. La promo che è il signor Pecharunt. Appunto, Alternative, molto carino, secondo me. E poi le sleeves, ok, con i tre aggiunti leggendari e belle nere. Nere belline. Poi, Misty mi ha appena battuto, ma nel momento in cui ho perso mi ha dato 419 page expired. No, prof, basta che fai F5. Fai F5 e stai a posto, è perché è stato pushato un aggiornamento se ti fa così. Belle nere, io non le uso nere perché le uso argentate, però sono veramente fighe all'interno. All'esterno mi fanno cagare i Pokémon, però... questo è l'altro discorso. Quindi, 9 pacchetti, dato che non mi ricordo il pool, che cosa ho preparato per voi? Ho preparato per voi anche la guida di segreto Fiabepuzzo. E andando nelle carte interessanti, ok, che sono le gallery, perché io so bene che questo set ha delle gallery devastanti, va bene. Le gallery che appunto speriamo di pullare quest'oggi sono... oh, Houndoom l'ho trovato. Lì c'è Tapibulu, ma c'è un Orsea, Duskull e Dusknoir e Dusclops devastanti, Cresselia devastante, e Monchidori devastante, Fezzantipidi devastante, anche Okidoji devastanti, Zorua, Dio Bono mi masturbo se lo si trova, va bene anche la Prevo del Mammuttone, e Fraxur già trovato, assolutamente Persian. Assolutamente va trovato Persian. Quindi Duskull, Dusclops, Dusknoir, Cresselia, i tre leggendariotti, Zorua, ma soprattutto Persian. E poi il pedofilo Pokémon, anche sinceramente no. Vediamo, 9 pacchetti. Qua io un pull, una bet ve la faccio. Ve la faccio veramente a ribasso, ragazzi, perché allora, quanti pull in 9 pacchetti? In 9 pack, e ti dico 0-2, 3-4 e 5 più, perché anzi ti dico 0-1, no 0-1 impossibile, dai 0-1 impossibile, bet, partita adesso se volete bettare amici di Twitch. Peraltro amici di Twitch e anche amici di YouTube, ricordo sempre che il tutto mi è stato mandato come sempre dai ragazzi di Cardland. Se volete potete prendere il tutto appunto con il 10% di sconto più 3 bustine aggiuntive usando il codice sconto POLI10 e inserendo nelle note dell'ordine POLI testa quadra, POLI quadrato, POLI cazzo, POLI quel coglione di merda, figlio di... vabbè, insomma tutto quello che volete scrivere su di me, e loro vi regaleranno anche 3 bustine aggiuntive, va bene? Peraltro Segreto Fiabesco è un set che è andato a Aruba, letteralmente a Aruba, negli vari store, ed è tornato in restock anche su Cardland. Quindi se volete prendervi tra le più belle gallerie di quest'anno, sono lì. Qualche sculata, Poli? Ho aperto un po' di Destino di Paldea, 17 pacco, ho pullato 10 carte. Né sculata particolare nessuna, però, visto che sono tutte carte che ho già doppie, però abbiamo trovato un fantastico Luxray Baby Shiny, che al momento è sicuramente la carta più bella pullata quest'oggi. E poi una serie di copie, abbiamo trovato un Miraidon Gold Blu, ma Blue Gold, ma niente di troppo assurdo, niente di troppo assurdo. Vediamo che cosa si trova qua, non ci sono trick particolari sul Segreto Fiabesco, se non ricordo male. So che è andato a Ruba perché c'aveva delle carte appunto devastanti, sono le gallery. Io ho aperto purtroppo solo 20 pacchetti, ma in 20 pacchetti ho trovato due delle tre gallery che volevo, che sono proprio Houndoom e Fraxur. È proprio quella, è un set che pulla poco. Quindi sappiate che è un set che io vi consiglio di aprire sapendo che potrebbe lasciarvi l'amaro in bocca, visto e considerato appunto che la quantità di pull è veramente bassa, cioè pulla veramente poco. Frappe, grazie per la tier 1, benvenuto nel canale, amore mio. Quindi quello che vi consiglio è, se volete aprirlo, sappiate che però
la puzza di merda in bocca, magari vi potrebbe tranquillamente lasciarvela, va bene? Anche le promo sono OP, bro, le promo, ma King Draking Gambit le avete viste? King Draking Gambit di Segreto Fiabesco, cosa cazzo sono? Sono assurde, merda. È un set però così, è il classico set intermezzo, sai che ne pullano ogni due mesi. E ci è capitato questo. Varume Aundum, il Toxicroak molto bello, il Duskull che speriamo di trovare nella sua versione alternativa. Weavile Barella. Peraltro è un set che, se guardate, ha pochissime carte, ne ha solo 64. In pochissimi pacchetti è facile già incombere in dei doppioni. Non a livello, appunto, di rarità particolari, però. Fraxure, che hanno questa olografia verticale con le ball su un esagono, e un Haxorus. Bello nel puzzo, un Haxorus a lato, così. Ciao Willy, buonasera. Secondo pacco. Chi ha bettato sul 5 o più pull, siete veramente coraggiosi, perché significa che io sculo. Ehi, energia reverse! Che bella! Questa sì, questa le colleziono io, la tengo. Queste le tengo. Via, questa è mia. 100% via dei guinceri. No, ho sbagliato, è Brumotti, un'altra cosa. Pullato qualcosa di interessante? Ve ne ho fatto vedere poco fa. Ho aperto 17 pacchetti di Destino di Baldè. È andata abbastanza bene, anzi, molto bene. Peccato che non abbiamo trovato le carte che servono a me. Krogonar, reversi poligonali come poli. Va bene, ormai ci ho fatto il callo. O ci ho fatto l'angolo, oserei dire. Ali Rasenti, reverse di Sylveon, bellina. Purtroppo niente gallery, però c'è il signor Kyurem, che comunque la sua porca figura in questo artwork se la fa. E l'ultima è un Dusknoir, che bella, minchia. Che bello però che in questi set che esplorano, che fanno durante l'anno, che non sono quelli commemorativi per qualcosa come un destino, un 25esimo, un 151, ci siano delle carte, ci siano delle linee evolutive molto, molto belle, che gli hanno dato finalmente grande valore artistico al Pokémon. Come parlavo prima di Joltik e Galvantula, che sono dei bei Pokémon, adesso Dusclops, Dusknoir e Duskull. Cioè, è bello che valorizzino questi mon e non il classico Charizard di turno, che poi lo fanno già una volta all'anno, quindi capirai. E il Latios e Latias, cioè, capito? È bello vedere dei Pokémon diversi, come per esempio il Greninja Alternative del set precedente a questo, Crono Sborrate. Insomma, è bello vedere Pokémon diversi e non i soliti girare, lo fanno solo in questi set, quindi capirai. Nessuna holo. Merda, che bella Houndoom. Merda, che bella Houndoom. Merda, che bello. Tanto io ho già trovato la gallery, quindi me ne sbatto il cazzo che non sia quello gallery figo. E siamo su uno Zoroark con in fondo una bella skyline di Manhattan. No, non lo so di cosa sia. Tre pacchi, zero pull. Gambo, scrivi nel gruppo Telegram. In questo momento sto facendo pack opening, quindi non ti rispondo, caro, adesso. Cioè, banalmente, perché sennò faccio un casino di merda. O leggi punto esclamativo aiuto, o vai nel gruppo Telegram che trovi in punto esclamativo Kaizo. Sempre in fondo, peraltro, al coso. Buonasera, Erzpor. Buonasera. Vado un po' più veloce, ragazzi. Stufful, Rowlet, Fufru, Toxicrocco e Cassiopea. Vediamo se c'è una gallerona. Ah no, sono sette, non so contare. Gallerona, una Clessidra energetica, no. Dammi Persian, no. Haxorus reverse, eccoci qua. Ecco Peraggia, perfetto. Ho capito. Faccio notare, 5 pacchetti, niente. Voi che avete scommesso sui 5 pull, eh? Ci vuole un miracolo, ragazzi. Ci vuole un miracolo e magari, però, ce la si fa. Oh, bella energia reverse. Bella energia acqua reverse. Sai che però forse ce l'avevo. No, c'avevo la fuoco reverse. Bella, questa si tiene da parte perché le metto nei miei raccoglitori. Eccolo, Dusclops, Beware, Sneasel, Zorua, la Perseveranza, Liveltal nazionale e pure Genesect. Minchia, che Pokémon non comuni peraltro. Primo slot Kufant, no. Secondo slot, Dartrix, no. Terzo slot, Cresselia, no. Dai!
Dai, che bel set da aprire, Segreto Fiabesco. Oh, che bello. Dai, spettacolo, eh. Oh, si va a letto, dai, Marco Diaz, se fa cacare sto set da aprire. Cioè, non è che ti lascia l'amaro in bocca, ti lascia la merda in bocca. Albi, grazie per il Prime, amore mio, benvenuto. Grazie per essere un nuovo poliere, grazie a Darks per la Tier 1. Benvenuto, Darkone. Grazie, capi, grazie a tutti, benvenuti, benvenuti. E immagino che siate qui per le Ranked. E anche perché a mezzanotte si gode. Krogan, come stai? Adesso meglio, mi è passato abbastanza, sì. Che voce che hai? Mi è passato abbastanza, sì. Forse perché sono girato. Hai ancora patate? Se ci sono le mangio, le patate sì. Se no, amen, non importa. Aspetta, cosa? Il suo cognome. E allora no. Stufful! Scusate ragazzi, ma prima mi stavo facendo cacca addosso, avevo un po' il virus intestinale, ma è passato. Genesten, Mochi soggiogante e Crobat. Ipno, no? Ehi! Ehi, 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 ehi! Oh, ok. E una l'abbiamo. Bella, non è nella top 3, nella top 4, anzi, di quelle che desideravo, però sicuramente bella. Regà, il parto di questi set è questo, no? Pullano poco, le poche carte però sono devastanti. Il problema è che però per fare dei pacchetti così, cioè, rimane un po' deluso perché preferisci pullare carte, vedere tante cose alternative, soprattutto su un set con così poche carte, che vederne poche. Poi, se la qualità è questa, ovviamente godiamo. E Orsea è sicuramente buono. Tre pacchetti left, ci vuole un miracolo. Due pull nello stesso pacco e un pull a pacchetto. Non impossibile, ma sicuramente molto improbabile. Molto improbabile. Via. Ciao Chianello. Ciao Skripo, grazie per il settimo mese, amore mio, grazie amore, bentornato nel canale, welcome back capo. Grazie mille per il supporto, buone rankate suppongo. Cufanto, Duskullo, Axew, Golbattone, Sylveon, Clessidra e il Mochi. Un Copperajah reverse, purtroppo un Ali Rasenti reverse, e se qua non c'è un cazzo, Ursaluna. Versione Cremesi. Ora c'è un problema, amici, che avete bettato sul 5. Perché in due pacchetti ci devono essere due pull a pacco. Sarebbe improbabile che accadesse una volta. Immaginatevi quanto che accada a due. Xarvone, grazie per il Prime. Benvenuto, Xarv. Grazie per il supporto, vecchio mio. Benvenuto nel canale, capitano. Grazie mille per essere un nuovo polier. Energia buio. Reverse. Godo. Godo. Keep. Keep. Kippa. Kippa. Butta via pacchetto. Vediamo. No, non è un pull purtroppo. Stufful. Zubattone. Dusculone. Cufant. Dammi un Dusclops. Dusknir almeno a me. Fanculo la betta, ma dammi soddisfazione a me. Reverse di Persian. Dammi Persian Gallery, dai. No, 0.31 su 64, no. Non ci posso credere. Occhi d'oggi. L'assurdo, non ci credo. Oh, una merda di carta. Se non la pullavo forse stavo meglio. Siamo a ben due pull. Scusate, ma la bet dice che se io ne pullo un altro vince il 2. Cioè vince il numero 2. Azz, quindi al momento sta vincendo il primo. Quindi questo pacchetto fa la differenza. Purtroppo, amici che avete bettato 3, è impossibile. Però possiamo ancora far... ci possiamo fare ancora una rivalsa sugli altri. Ciao Francesca. Signor di Americano Prime, grazie. Di American Dream, Andrea, grazie per il Prime. Benvenuto nel canale, American. Si vuole bene, grazie mille per il supporto, capitano. E benvenuto e buone rankate se sei qui per questo. Ricordo che a mezzanotte c'è un pool di nuovo speciale su startup.it. Se volete, tra poco, quando finiamo i pacchetti, ne parliamo e vi spiego che cosa succede a mezzanotte. Via il codicion. Ultimo pacco. Io spero nel pull solo per metterlo nel culo a chi ha bettato sulla mia sfiga. 3, 4, 5 e 6. Primo slot. Barella. Non bene. Secondo slot. Galvantula. Non bene.
vince il numero 1. Io ve l'ho detto, ragazzi, Segreto Fiabesco è un set che pulla delle carte mastodontiche, mefistofeliche, magiche. Però cazzo, cioè, poi spende 50 euro e le carte che ti piacciono sono due. Io questo io dico Destini di Valdea 151 tutta la vita. Poi non so il valore, ma saranno tipo 7 euro, cioè, capito? Unlucky, unlucky. Però adesso, ragazzi, la vera ciccia, la vera sbrugna, ragazzi miei, il vero godo. Corona astrale, prima di One Piece, box intero di corona astrale. 36 pack dovrebbero essere 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18 pack. Più 18 pack. Corona astrale, set uscito la settimana scorsa con delle carte allucinanti che abbiamo visto all'inizio della live. Come il Gavantula, come delle Gallery, come delle Terra Crystal, che riescono a essere anche decenti. E qua, ragazzi, la vetta è succosa. Quanti pull in 18 pack? 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7 più. A voi le danze, a voi la bet. Allora, è un pull che è un po' scarso. Anche questo, esattamente come questi set, sono scarsi di pull, va bene? La qualità delle carte, come sempre, è devastante, ma i pull sono scarsi. Quello che vi consiglio è, ragazzi, anche qui è un set che dovete aprire solo se le carte che vedete sono devastanti, vi piacciono tutte. Però ecco, fatelo con l'ottica del potrebbe essere un segreto fiabesco, perché purtroppo si comportano in questo modo. Io nel frattempo, se non vi dispiace, mangio una patata e anche un po' di orata, che fa peraltro rima. Devo mangiare perché sennò muoio. No, banalmente perché devo, se no non arrivo alle 2 di notte. Poi devo vedere una clip, Igi e Willy, quando finiamo con il pack opening. Adesso devo cambiare scena, devo spostarmi, è un casino. Tienla in canna, che ce la guardiamo dopo. Sei bravo a cucinare, Mattia? Io sono un ottimo cuoco di sperma. Già. No, oggi non c'è Elden Ring, ragazzi, c'è domani, Puoi lanciare un attimo in aria tutti i pacchi? Oh, non hai definito quanto in aria, Poi hai visto che bisogna aggiornare i copyright sulle clip di Twitch? Cosa significa questa cosa? Non so di cosa tu stia parlando. Va bene, ti odio ora. Non è niente di sbagliato. Metto da parte i 18 pack che ci serviranno dopo e mettiamo vicini i 18 pack che ci serviranno adesso. Vediamo questo set. Non mi sono visto apposta le comuni e le non comuni e le rare per vederle insieme a voi. C'è il codicino che vi lascerò molto veloce. Bella, bellina, tutta cristallizzata. Ehi, scappa dentro. Via, butto via. E signori miei, primo pacco. Zoomato. Yamask. Bombirder. Non so che Pokémon sia questo, non l'ho mai visto. E ho reactato a tutte le gen. Raihorn. Set da 142 carte. Carvine, bellino. Vika. O la vita, se preferisci. Volt. Azumarill. Dabwool. Molto standard come... Ehi! Partiamo subito con una Ace Card! Albero maestoso! Subito si parte con un più uno! Bella, anche forse la Ace Card più bella. Ma che bella, cazza! Ma che bello, cazzo, con l'albero, tutte le... Molto figa anche la colorazione. Mi piace! Bello! Vikavolt! E madonna, che schifo! Non lo voglio manco vedere. Via. Slivviamo. E siamo per la bet a 1. Bella. Queste peraltro le tengo tutte perché non avendo sbustato mai il set ho tutti gli effetti zero carte di questo set. Quindi le colleziono tutte quante. Fottuto Yggdrasil. L'albero madre. Rennala. 3, 2, 1. Codice buttato nel puzzo. Ehi, bello questo Karkadet. Più bello di quello di Destino di Valdea. Che bellino, cazzo.
Ciclizzare può esplodere. Medichan che ha palesemente un braccio con l'olio inserito come i russi che vedono i TikTok. Radifossile. Per Lilip. Baccacao. Va bene. Crabominable. Sì, ce l'ha. C'è la gallery che è 100 per... non posso, capito? Non posso. Tromba di vetro! Ok. I bellino Eevee. Bellino Eevee. Carino. Duraludon, perché sai, no? Non te ne puoi mai staccare. Bello anche questo Ledian. Bello anche questo Ledian. Bello, bello, bello la notte stellata. Ok, ok. Va bene, va bene, va bene. Con calma, ci vediamo tutte le cartine un po' alla volta. Adesso al momento non ho visto niente di paradossalmente assurdo. Codicino e energia. Il codicino ve lo lascio proprio 3 secondi. Se no, 36 buste li apriamo in 12 anni. Riolu. Bello Riolu. Bello Riolu, molto dinamico. Mi piace questa roba qua dei... Shum, questi cerchi di vento. Lechonk che osserva un fungo. Questo è bellino. Varum mi fa sempre cagare. Bellina Lilip. Bellina questa. Dai. Dai, bellina, sì. Stupendo. Stupendo, cazzo. Cioè, questa è incredibile. Da trovare immediatamente Gulpin Gallery. Merda, pazzesco Swolot così. Devastante. Oh! Vi è un Mewtwo. Bellino. Cos'è Super Psico? Una mossa nuova. Carino. Carino, carino. Vedo barluccicare in fondo nel frattempo. Pangoro. Vabbè, lasciamo stare. Reverse di Mien Shao. Bello, cazzo. Sembra veramente un ninja samurai cazzi. Bello. Bello. Meltan. Questa grafica 3D quasi fatto su SolidWorks. Non è male. E si era anticipato il suo arrivo ed è un Medichan che spacca la cornice. Però è un Medichan X. E come tutte le carte X, se prendessero fuoco tutte all'unisono in questo momento nelle case dei bambini che le detengono, probabilmente non andrebbe affatto male. È un pull, ma non è che ne sei contento. Lorenz, grazie per l'ottavo mese, amore mio. Ciao, signor Lorenzo. Bentornato nel canale, Lorenz. Spero che te la passi bene. E un grosso bacio. Via. Signori. Froki. Froaki o Froki? Credo si pronunci Froki. Froki. Meditite all'ombra. Bellino Meditite. Meltan. Già visto. Scorbanni. Bellino. Ancora? Sì, su proprio altre tre. Così. Buoni però, Te lo mangi domani. Ok. Va bene. Talonflame, uno dei migliori uccelli start. Algaro Soler e Mewtwo. Ho finito? Sì. Glameo. Mi fa schifo. Parecchio. Azumarill. Vabbè dai, manco male. E oh, bello Noctowl. Bel Noctowl. Carino. Carino, carino, carino. Belline, belline. Niente di assurdo per il momento. Cioè, oltre alle gallery, un set abbastanza standard non è, come per esempio era Chrono Force che aveva la linea evolutiva di Totodile e Feraligatr assurda. Bellissima. Era Chrono Force? Non me lo ricordo. Però bello, bello, bello. Questo si salva, al momento va tutto bene. Poumi mi fa cacare. Fletching, bellino. Bello che gira, che scouta attorno all'edificio. Fico. Meryl. Vabbè, dai. Piace l'idea della pioggia, così in mezzo alle foglie. Gossifleur è identica a un'altra Gossifleur. L'ho già vista al 100% questa carta. Peraltro Eldegoss e Gossifleur, ho capito. Salazzol, bella! Molto bella! Molto bella! Questa è figa, cazzo. Questa è molto figa. Questa è veramente molto, molto figa. Frogidaire! Evoluzione di Froki, che diventerà poi Greninja in un secondo momento con Schizzy. Donda,
Il Ledian Reverse, raro, peraltro, non è male. Il Pansir, bello questo Pansir, ma che bel muso gli hanno fatto. Che bel muso gli hanno fatto il Pansir. Che bello, cazzo. E un Alcremi, che schifo. Di Pokémon e di carta. Sembra un set carino, che dici? Guarda, al momento si salva. Al momento si salva, bisogna vedere bene... un po' le alternative, quindi l'alternative art, le gallery, eccetera. Però sono strafighe, bisogna vedere come se ne pullano, eccetera. Al momento è tutto ok. Niente di assurdo, ma niente di brutto. Molto, molto democristiano questo set, al momento. Al momento. Ledyba. Bello. Bello. Mienfu. Insomma, un po' skip. Flittle. Un po' skip. Cinchou che si fa il bagno nel totale chilling. Dai, bellino. Rupi, mi fanno cacare gli allenatori tutti. Che bel Celebi. Che bel Celebi. Questo è bello. Questo è bello, non lo so Shin Money, a memoria no. Bel Celebi questo. Electivire. Ma che proporzioni orribili ti hanno fatto, Electivire! Che proporzioni oscene, cazzo! Boh. Fletchinder! Ok. Ok, non è male. Baccacao! E credili! Insomma. Poi potresti aprire un pacchetto come lo aprirebbe su Real Power? Come lo aprirebbe? Su Real Power so che non sa un cazzo di Pokémon, giusto? Lo so, Bastian Wooper. Lo so. Lo so. Infatti sono quelli che mettono gola al set. Proviamo ad aprirlo come lo apre su Real Power. Ma secondo me su Real Power non sa un cazzo di Pokémon. Potrei sbagliarmi. Però non l'ho mai sentito fare Pokémon. Suri parla proprio del valore delle carte. Ah, ok. Ragazzi, abbiamo trovato l'Apras... Terra Crystal, ex. Vale. Ragazzi, quanto vale? Secondo me, essendo ex con questi colori, vale almeno 10 euro. 10-15 euro, vale? Dai, dai, ci vado a troie poi. No, questo... Questo l'ho aggiunto io. Questo l'ho aggiunto io, ragazzi. Non lo direbbe Surri. Non lo direbbe veramente Surri. Bello Lokix questo, Bel Drifblim. Ok, lo dice? Allora a posto. Peraltro molto bella Lapras, ci siamo bruciati un pacchetto bello per fare la gag, ho capito. Molto figo, Madonna che belli i colori, cazzo. Piacciono un botto i colori così arcobalenici. Sono tutte così le Terra Crystal in realtà. Questa è figa, Questa è veramente bella. Per essere una Terra Crystal base... Che di solito non gli dai veramente un centesimo a quelle carte di merda. In realtà il suo lo fa. Pacchettino. Erbina. Io ragazzi il codice ve lo lascio poco perché sennò veramente oggi non ci spostiamo più dal pack opening. Siamo a tre puzzi. A tre pull. Tirtuga. Espatra non è male. Glameo ho già detto prima. Pancham carino. Che bello che si sta allenando nei bambù. Bellino. Bello questo Giraci. Bello che tocca il pavimento. E c'è tutta l'energia. Questo è figo. Sia lui che Celebi li hanno fatti bene. Mi piacciono. Bello Lapras. Anche standard. Che figo. Con tutta la vegetazione erbivora sotto. Il Coraidon. Il Nimble. La prevo di quello visto poc'anzi. Insomma un po' kek. Il Giraci appena detto reverse e un Zeraora è non male questo, molto molto violento, quasi non da artwork da Pokémon. Bellino godicino ed energia come sempre.
Grazie Aledain per i 7. Sì, cronaca. Per la cronaca, il mio nome si legge come si scrive: Aledane. Grazie Aledane. Sia per le gift dell'altro giorno che per i 7 mesi di oggi. Bentornato Ale, spero tu ti stia divertendo nelle ranked. Oppure sei diventato completamente matto, a te la scelta. Ciclizzar, Medician già visto, Radifossile già visto, Froki, Bacca. Mi fa schifo. Mi fa cacare. Parecchio. Poi non so se a voi piace, ma a me no. Algaro, Tortuga, però il Tortuga così, reverse, guarda che bell'effetto che fa, guarda che bell'effetto, sembra fossilizzato, che bello, così è figo, dai. Capo, capo, 170? 170 è una delle quattro. Beh, devo dire che dal vivo è veramente meglio che dal sito dove l'abbiamo vista prima. Veramente meglio. Bro, i colori sono incredibili. Porro, devastante. Devastante, zi. Devastante. Puttana che bella. Puttana che bella. Bro, incredibile. Incredibile. No, assurda. Assurda. Stupenda, cazzo. Stupenda. Cioè, se questa è così bella, posso immaginare quanto lo è Galvantula. Che è, secondo me, ancora meglio. Pazzesca, cazzo. Non ho idea di quanto valga, ragazzi, non lo so. Però è veramente, veramente figa. Boh, devastante, zi. Devastante. Strafiga. 150 euro vale? Sul serio? Avrei detto tipo 30 io. Vabbè, tanto non me ne frega un cazzo perché tanto non la vendo. Incredibile, cazzo. Bellissima. Porca puttana, sono veramente contento adesso. Veramente contento. Quanti pacchetti hai aperto finora? 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne ho aperti 8. No, non la vendo a 30, no, ma non la vendo in generale, perché le colleziono tutte, ragazzi. Io vendo solo i doppioni. Quindi se ne sbusto un'altra, la vendo, ma non a 30. Boh, devastante, assurda. Veramente, se le altre sono tutte così, è da mettersi le mani sui piedi. Che non vuol dire molto, però. E siamo a 4 pull, eh. No, Andri, sto aspettando i box, che sono risaliti di prezzo adesso, purtroppo. In Giappone, e quindi sto aspettando che Carden me li rimandi a un prezzo più decente. Cioè, no, perché non me li fanno pagare. Però non voglio nemmeno vendervi, spacchettare delle robe che poi magari costano tanto. Via. Sì, Edu qua. Sono risaliti di brutto. Ormai iniziamo già a vedere i doppioni. Toddy School. Brutto come la peste. Mi fanno tutti cagare a me. Di Angel, Togedamaru. Perché è tutto scritto un po' decentrato? Il Fletching. Il Tartanator. E il Dreadnought. Sai che sta proprio di merda lui sopra la vegetazione. Sembra veramente che abbiano messo un adesivo su questa carta. Ci hanno messo l'adesivo di Dreadnought sopra. Proprio zero, zero fusione con il background. Zero. Completamente appiccicato sopra. Guarda qua, questa è la carta e abbiamo messo sopra Dreadnought perché non sapevamo come metterlo. Beh. È quello che hanno fatto? Sì, probabilmente è quello che hanno fatto, sì.
Carnivine, Paumi, Poligonzi Alto, 12 km. Rotom Vortice, un po' scemo come Rotom, non mi dispiace. Piros, Eldegoss, Diubul. Vediamo se troviamo Meditite. Frogadier. E Rhyperior. Che merda. I chilometri non sono un'unità di misura. E allora 12 pezzi. Poli, quanto sono lunghe le tue dita? 7. 7 e mezzo. Anatroschi, grazie per il quarto. Poli, se fossi un po', con che tipo saresti? Sarei di tipo buio io. Così faccio pandanco il cognome, no? Grazie Anatroschi, bentornato nel canale. Si va nel letto. Grazie capo. Sei alto come le Torri Gemelle? Non credo che le Torri Gemelle fossero alte 11 km. Meltan, Scorbunny, Ledyba. Oddio. Questo è coso. Questo qua è quello che a voi piace e a me fa sempre cacare. Che brutto in culo, zi. Morisse. Cioè, morisse il Pokémon, non lui, Lanturn eccessivamente bislungo. Ma le gallery dove cazzo sono? Zera ora, reverse, bellino. E una ex di Earthworm. Assurdo. Se non ti pullavo stavo veramente meglio, Veramente, veramente meglio. Puttana, se sei... Non sei nemmeno degno di stare nella stessa pila di Terapagos. Cristo di Dio. Se sei veramente osceno. Santo padre Piol. Ho trovato veramente poco in 18 pacche. Solo Squirtle mi ha fatto sbarrare. O squirtare, se preferisci. Questo ce n'è uno identico, peraltro, in un set vecchio. Salandit molto, molto bello. Tutta la linea evolutiva è molto carina, cazzo. Questi sono veramente fighi. Bravi. In realtà il set... Questo è tratto veramente dall'anime, Bro, questo sembra veramente tratto dall'anime, di qualche film o qualche episodio. In realtà non mi sta dispiacendo come set. Ora lascia perdere che ho trovato il Tera. Velusa osceno. Tornadus mi fa cacare. Però vedi, cioè, ci sono delle Pokémon molto, molto... Dei Pokémon molto, molto fighi, come Noctowl, capito? Cioè, bellino. Abbiamo una gallery, amici. 155. Scava... Buchi nelle montagne in cerca di cibo. È talmente robusto che non si fa un graffio nemmeno se viene travolto dalla frana. Bro, è Tartinator, mi sa. Osceno. L'unica gallery che mi faceva cagare. Dai. L'unica gallery brutta, veramente, secondo me. Dai. Abbiamo pullato il ponte, Dio buono. Abbiamo pullato il Pokémon infrastruttura, cazzo. Quello è veramente... Joltik, ti prego, vieni tu, ti prego! Esplodi ferro in mezzo ai bambini. Milkery, Algaro, Mienshao, Baccacao, Riolu, Velusa, eccolo, Hydrapple, che schifo, Cristo di Dio. Ma stai zitto, Manny, non lo si può difendere nemmeno per i meme. Oh, ragazzi, 7 pull, tra cui... Il signor Terapagos, 7 pull, tra cui penso una delle carte più belle, se non... Sì, la top 3 delle più belle del set, Porca troia. Quasi sempre Simone Bianchi è così, Sono quasi sempre così. È tempo di partire, Tom Polly! Orribile alert dell'hype train realizzato da Willy Wolf, che gestisce il canale Polima VOD.
Grande Willone! Li ha fatti lui, eh. Piamus, grazie per i tre, ma hai giocato a Calzimiti e 11 tra i Dusclops e sono alla città di Misti. Quella dove sta il mercatino, è la fila del team davanti all'acqua, ma non so cosa fare, mi sono bloccato. Leggere guida, Piombus! Grazie per i prime, è tornato. Grazie a Tonalex per i 13. Poi riparare il volo sulla regione Puglia. Ilva esiste davvero oppure no? Io veramente non mi posso esprimere per via di crimini legati all'ostentazione della suddetta Puglia. Let's go, let's go, andiamo. Rotom, taglia erba. Sempre un pochino scemo, mi piace. Eevee. Violu. Duraludon. Luminion bello. Bellino, dai, non mi dispiace. Marowakko. Il Todeskrull. Medicham nello slot reverse. Altra gemma nello slot reverse. E piccolo Arcaludon nello slot grande. Quel Luminion Gasa non è male, non è male. Allora, in realtà overall questo è l'ultimo set, si chiama Corona Astrale. È l'ultimo set, ha delle carte diciamo alternative molto 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 fighe, delle gallery ancora più fighe secondo me, e ti dico che anche come qualità di comuni non comuni noto più cose che mi piacciono che robe che mi dispiacciono. Questo Bombardier per esempio, se morisse sarebbe un bene, questo Electabuzz non è male, nel senso ti dico ci sta come set, in realtà non mi sembra nemmeno pulli così male. Bello Reshiram, cazzo. Bel Reshiram. Però dobbiamo vedere alla fine come pulla. Come pulla in pentola. Bello Rapidash! Cazzo! Guarda che figo! Un sacco divino questo Rapidash, oh! Cazzo, che bello! Bello anche sto Melmetal. Bello anche sto Melmetal. Com'è possibile? Mi piace che è tutto liquipuzzo. Belle, 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 belle. Bravi, bravi, bravi. Bravi, dai, sì, è un set al momento, in termini mettendo di mezzo pull rate, pull rate e pull rate e qualità delle carte e anche delle ultra rare, chiamiamole così, ti do un bel 7,5 pieno. Ma pieno, eh? Beh, tipo questo si salva, questo si salva, questa un pochino meno. Rupi, vabbè, a me fanno cagare gli allenatori. Questo Rapida c'è da 9. Vikavolt, un po' che si può sempre fare di meglio con questo Pokémon. Cioè, più che altro, ragazzi, le alternative sono disumane, capito? Cioè, le alternative... Furia tonante, non ci credo, che schifo! Cioè, capito, sono devastanti le alternative. Ultimo pacchetto per la bet, ma che credo sia già stata vinta da chi ha avuto il coraggio di aprire di più. Se aprendo un box, il pull rate è sempre quello. 14-15 pull, di cui 3 assicurate. Ah! Sì, sto aprendo un box, sì. Sì, sì, sì. È la versione del passato, se fosse esistita, di Raikou, Miki. Lascia perdere, non vuoi nemmeno saperlo. Pancham. Giraci, la tromba, Luminion, il Rotom Vortice. Mi manca ancora il fornello di Rotom. Il Marill e il Carracosta. Merda, che brutto, cazzo. Sembra un mostro di World of Warcraft. Direi che la bet è stata abbondantemente vinta dal 7. Fammi contare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 esatti! Esattamente 7! E allora altro pronostico. Questa volta però da un minuto sulle altre 18 bustine del box. Sulle altre 18 buste del box. Se volete, eccoli lì. Nel mentre faccio vedere al volo che cosa abbiamo pullato. Hydrapolex, Arcaludon Gallery, Ortworm di merda, il Laprastera Crystal, il Medicham X, l'Ace Card dell'albero e soprattutto il mio re. Terapagos Terra Crystal X Alternative. Bello nel culo. Lui è bello se ti entra nel culo, intendo, eh. Questo intendo. Bello, bello, bello. Mancano due Illustration Rare, minimo due, sì. Se il pull rate è quello, capo, minimo ne mancano due.
Compoli, è tempo di partire. Oh, Molly. Favri, non ne ho la più pallida idea, come puoi ben immaginare, visto che sono qui con voi in questo momento, eh. Via. Ho fatto all-in di nuovo, Poli, sono di nuovo a 0 punti. In bocca al lupo. Vale almeno 100 euro quel Terapagos. Mi hanno detto 160, ma non me ne frego un cazzo, perché tanto non lo vendo. Mi aspettavo molto di meno, in realtà. Però c'è da dire che è anche appena uscito, quindi forse è un po' inflazionato. Via. Minchia, se ne trovo, lo trovo un altro, impazzisco, eh. In ball. Slowpoke, carino. Bellino. Froki. Ladyball. Drifblim. Esplosione generale, cioè senza un vero mio padre. Godmon. Revarum. Furia tonante. Alternativo, cioè reverse. Eccola la gallery, cazzo! Non si può, non può produrre elettricità da sé, per cui si attacca a Pokémon più grandi per succhiare l'energia elettrica. Capo! Capo! Io avevo detto che c'era una gallery che volevo, ed è Joltik. Questa sembra veramente la descrizione di una pulce. Che Joltik rappresenta? A parte molto bello anche questo Kling Klang. Molto bello anche questo Kling Klang. Bro. Devastante. Incredibile, assurdo, pazzesco, fuori di testa. Disumana bellezza, incredibile puzzo. Che fi... Minchia, ragazzi, cioè, ma... Posso non essere più felice di così? Certo! Ne troviamo un'altra delle super rare! Dio mio. Dio mio. Che dire. Felice son felice. Ora però, dammi un'altra gallery molto bella, io mi masturbo sostanzialmente. Facciamo così e teniamo Terapagos qua che ci guarda, che ci porta fortuna. Secondo te Joltik senza il treno di Poli... secondo te il treno di Joltik... Non so leggere, secondo te Joltik sente il treno di Poli che fischia in lontananza? Penso che non senta, credo di no, eh. Poli, ti auguro di trovare il Lapras-X, l'ho già trovato il Lapras-X Terra Crystal. Se intendi quello, l'ho già trovato. Se intendi l'alternative version, non so quale sia. Se intendi quello che ha tutte le pietre colorate multicolor che escono dal display, sì, trovato. Grazie Simone per il mese più importante. Scrivi Poli e lui dice Poli. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Lo fanno solo tutti. Velusa, Relea, Electivire. Abbiamo skippato un gruppo. Bro, mi dai Gulpin e io mi masturbo, capo, su sto boro, su sto... Bel Grimmsnarl. Bello, quasi un po' venomesco. Buffalant molto molto dinamico, devo dire. Sembra proprio bello, sembra che stia proprio caricando. Bellino, bellino. Capo, se tu mi dai, veramente, cozzo, io mi seguo in live. Io mi seguo, zi. Non c'è nulla da fare. Via. Gulpin che mangia la torta ed è veramente finita. Terapagos. Davidozza, tu sei appena arrivato. Guarda, abbiamo trovato il signor Terapagos e anche il signor Joltik. Secondo me sono tra le migliori carte del set. Ne mancano un altro paio, ma mi mancherebbe Galvantula. Bro, mi dai Gulpin? Io ho finito, il resto del box lo butto ai bambini. Vai, Marill, Ryan, Ponita, bello Ponita anche. Bello Ponita, bello, bello. Grabbin, Coraidon, Tornadus, Frog. Per Frog, le Chonk, Scorbunny e una full art di Hydreppol. Di Hydreppol, la prima full art che troviamo. E ti dico che non mi dispiace. Ti dico, allora, io sono un grande fan delle full art, ok?
Io sono un grande fan delle full art, sebbene mi renda conto che alcune possono non piacere. Io le colleziono tutte le full art, tutte. Tutte cazzo, tutte quante. No, Lucan. Com'è fatto cacca e pipì? No, com'è quando siamo andati giù con il pittore? La pipì? Forse anche la cacca. Sei molto convinto. Non me lo ricordo purtroppo. Ah, beh. Purtroppo non ho ben memoria. Ciò. Ecco, via. Andiamo. E guarda, finiamo sti 10-12 pacchetti, non so quanti siano, e poi andiamo di One Piece e poi Kaizo. No, stiamo parlando di Lola, ovviamente. Bellina anche King Gambit promo, ma scusa. King Gambit promo di Corona Strana non l'ho visto. Io so quello dell'ultimo set. Ma non è di scusami, ma non è di questo set King Gambit? O mi sbaglio? È di... È di il Segreto Fiabesco, no? The Chunk. Rabut. Spoiler che c'è un Ice Card. Rotom. Double, Pangoro, Piros, eccola qua. Bomba Deluxe. Bomba, sì, quello che dici te, Davidoz, è il Kingdra anche. Kingdra e King Gambit di Segreto Fiabesco sono da seghe. Sono da seghe. Hanno perso l'occasione di far pullare decine e decine di pacchetti inserendole come alternative art. Beh! Beh! La bomba deluxe è un extra. Purtroppo, teoricamente di garantite, come dice il ragazzo, sono tre gallery a box. E teoricamente la mia garantita quindi è Meditite. Che non mi dispiace, perché se guardi lui si sta guardando in giro. Vedi, lui sta meditando, però al contempo tiene d'occhio il piccolo puzzo di Chatot, che non lo disturbi, no? Lui è lì, beh, ma che bello, in alto, che paesaggio, madonna che figata. È molto bella, però Gulpin è senza senso. Gulpin è da sborra perpetua. Questa è molto bella. Non ti dico nella top 5 delle più belle, però è molto molto bella. Oddio, sai che non me le ricordo tutte, però dovrei guardarle. Di sicuro non sono scontento di averla pullata, ecco, questo è un dato. Odimoro, grazie per il terzo mese, bentornato amore mio. Grazie Odi, grazie mille a Pistri Pastri per il quarto. Andiamo a rankare, dai. Pisti, mi devi dare un attimo. Finisco e ranco pure io. Che qua la gente vuole pullapparmi qua. Oh, non preoccupatevi che oggi prendo il volo. E Tina Martina, grazie per i 16, costava poco. Questo mese costa veramente poco abbonarsi, sì. Sta tipo 3 euro e mezzo abbonarsi nel settembre, perché c'è il September. Abbonatevi ragazzi con il Prime, è gratis. Devastante Drifloon, bellissimo, insano, pazzesco cazzo, bellissimo, devastante, stupendo, incredibile pure Clink, incredibile, ho tutto, Pangoro. Dicevo, con il Prime la sub è totalmente gratuita, se no vi costa veramente pochi euro abbonarvi e partecipare appunto alle ranked della Kaizo che sono iniziate qualche giorno fa. Peraltro a mezzanotte, se non vi volete abbonare, secondo me sentirete un brividino, perché a mezzanotte verrà droppato il Mystery Egg, che se avete visto su Instagram ha un pull leggermente bello. Quindi vi consiglio caldamente, se siete di quelli che hanno detto boh mi iscrivo ma aspetto, a mezzanotte avrete motivo di giocare. Ne parliamo tra poco appena finiamo il pack opening. Eevee, Riolu, Duraludon, Jolticone, Talonflame, Grande Abisso, Crabominable, Diplin, Rabut e Klinklang. Oh, guarda che questo Klinklang non è da sottovalutare, è veramente figo, eh. È veramente figo, assolutamente. Vado veloce ragazzi, perché abbiamo ancora il box di One Piece, che per carità non sono tanti pacchi, perché sono solo, tra virgolette, 24 rispetto ai 34 di box di Pokémon. Però se non mi muovo non vado nel puzzo, anche perché ho un po' di robe da dirvi riguardo la Kaizo. Abbiamo anche delle buone notizie. Impidimp, Taurus molto figo, Crablow Brawler, bello anche lui. No zia, è un bel set, eh. Confei, Mewtwo è un bel set. Se pulla come i set classici, quelle garantite eccetera, è un bel set. Mi sa che alzo il voto 8. Tranquillamente 8, sì.
Completamente saltato Impidim di Comiglia. A me Comiglia non è mai piaciuto come artista, mai. Piace a voi, a me fa sempre cagare, ragazzi. Sempre cacare. So cosa dirvi, a me non mi sembra fatto di acidi, ogni suo po', come il Gengar di Comiglia, poi l'hai visto, mi fa schifo. Veramente. Milcherei. No, Panucci, solo dalle nuove run. Revarum. La Prassone. Mien Shao. Lilip. Il Dreadnought. E Melmetal. Punto esclamativo aiuto, Alex. C'è scritta la risposta alla tua domanda. È Corona Astrale, il nuovo set, Teto. È il set nuovo, droppato venerdì scorso, a memoria. Quindi circa 5 giorni fa. Chiwetel, carino, fatto di pongo nel suo habitat. Wulu, bellino. Finion, bellino. È un bel set. Salazzle è devastante. Salazzle è veramente devastante. Slowking non mi piace. So che piacerà a molti di voi, però. E Rhyperior. Però, oh, zì, 8. 8 se lo prende tutto sto set. 8 se lo merita, ragazzi. 8 se lo merita. 8 se lo merita. Ciao Poli, sei un po' come un surrealista. Cosa significa questa cosa? Wormish, grazie per il Prime, vecchio. Grazie e benvenuto, amore mio. Grazie, Worm. War Machine. Un bacione, Poi quando inizi la 100.000 ore? No, io domani streamerò dal pomeriggio in poi per pullare l'uovo mystery. Ma appunto da domani. Melmetal. E pure una piccola EX. Certo, mi fa venire 7 malanni diversi, però è comunque una piccola ex, è comunque un tipo, un piccolo pull. A proposito, mentre apriamo queste bustine, che come potete intuire probabilmente adesso dovremo andare soltanto in discesa, nel senso che il grosso dovremmo averlo pullato e ci mancano ancora 8 pacchi, io ricordo sempre che tutto questo è reso possibile dalla generosità e dalla bontà e dal fatto che non so come vadano in pari coi prezzi di Cardland, dei ragazzi di Cardland. Ricordo come sempre che se volete avete il codice sconto Poli10 per avere 10% di sconto su tutto il loro catalogo. E se inoltre nella condizione degli ordini in fondo, bellino Purgli, scrivete Poli promo, promo Poli, Poli al cubo, Poli, mi chiamo Poli cubo. Queste cose qua vi regalano anche 3 bustine aggiuntive oltre a già quello che ovviamente vi andate a comprare. Punto esclamativo, quindi Cardland se volete, amici di Polima VOD, trovate il link in descrizione. Io ringrazio sempre perché anche nei periodi in cui il canale non spacchetta eccetera, i ragazzi di Cardland sono oberati di lavoro e via, spediscono dall'Italia, spediscono in pochissime ore, 24-48 ore massimo, i prezzi sono veramente bassi e vi consiglio, se non mi credete, di fare un paragone, eccolo qua l'Impidimp di Comiglia. A me non piace, di andare a fare un paragone voi stessi con gli altri siti che conoscete appunto a livello di prezziario. Purtroppo non è presente 151 set, che secondo me è assolutamente devastante, però insomma costa poco, vi conviene, ha un sacco di roba sia da One Piece che Dragon Ball che Pokémon. Presto, da quello che so, arriveranno anche con l'Orcana Magic e Yu-Gi-Oh! E se esiste veramente qualcuno che non vuole mangiarci sopra al doppio del prezzo, non è male. Fatto, preso una mystery box di Pokémon. E a tal proposito, magari dovrò fare un annuncio tra non molto rispetto a quello che hai appena detto, Jux. Ma non oggi. Presto, ma non oggi. Fidug, Caracosta. Un'altra Terra Crystal. Bro, allora. Androboy. Vedrai, zì, altro che stavolta un po' più pesante con la fortuna, però. Bro, posso dire che queste Terra Crystal, rispetto a quelle di Destino di Paldea, di Cronoforza, eccetera, sono fighe? Lascia perdere poi il soggetto. Però la dinamicità di lui che spacca il display, no? Spacca la cornice, la maschera, i frammenti che volano colorati di tutte le varie Terra Cristallizzazioni, mi piace un botto. Veramente bella. L'estetica, lascia perdere il Pokémon, ignoralo completamente. Che poi niente arriva a fare questo, chiaramente. Niente arriva a pareggiare questo, però va bene. Ciao Tullis, mi sta per scadere l'abbonamento. Siccome c'è la pill, penso che non rinnoverò. Non è la pill Educa Sborrato, si chiamano Ranked. Mi rendo conto che uno che si chiama Educa Sborrato, sperare di inserirgli una informazione corretta in testa, significa
sentirsi ancora più scemi, sostanzialmente. Il Tauros, il Crowbrawler, Comfy, Chewtwo. Bello comunque Marowak, tutto triste, solitario, con la luna lontana che proietta la sua ombra in avanti. Frogdeer, Coraidon, Gossifleur, il Grande Abisso e il Credili. O il Credici, se preferisci. Poli, pagami la betta che devo riscattare il VIP. Lo sai di Pefred, no? Che tanto il VIP te lo devi meritare, no? Cioè, io te lo do, ma poi durante la purga ti potrebbe essere rimosso, no? Mi sembra di averlo anche scritto all'interno della cosa. Siamo sul pezzo, Poli, Vez. Siamo dal capopale, Vez. Bello Maro, che non hai visto la full art della Pil 7. Non penso tu la stia nemmeno facendo la full art della Pil 7, Tullis. Anche perché non sappiamo nemmeno cosa sia la Pil 7. Cubone! Eldegosso, Pyros, Taurossino, Meltan e Carracosta. Mancano pochi pack perché ormai abbiamo il tutto fatto. Tre pacchetti. E abbiamo finito con Corona e ci manca solamente One Piece. One Piece. Via. Già che vengo alla cena dovrei averlo. Di Befred, considera che quelli che vengono alla cena durante l'epurazione dei VIP di circa un mese fa l'hanno perso praticamente tutti tranne due. Di circa 20, eh? Così, per farti capire. Vedrai. De, vedrai. Baccapaia. Paiapa e Ledian. Minchia, Ledian. Bisognava trovare. Bisognava trovare Ledian, cazzo. Via. Poi, ma la Matrix fa una patch ogni 20 minuti? Non credo proprio. Io sono Dex. Non credo. Credo ne abbia fatta una massimo oggi. Che sistemava il coso. Se ti continua a dare errore 419, quello che ti dico è fai un paio di reset, un paio di cose. Cosa vedo sotto la chat? Vedi una delle carte più importanti e grosse di questo set, Willy Wolf. Vedi proprio una di quelle carte. Una carta... Mi hanno detto cosa c'è 50 euro, non manco lo immaginavo. Una delle quattro perle di questo set. Senza senso. Poi la tiro fuori dalla sleeves che è ancora più figa, eh. Veramente. Ah, ok, io sono Dex. Se i numeri delle patch aumentano, allora sì. Prugli. Fidug, Carcadet, sai già cosa mettere in copertina, Willy, se ti stai chiedendo di questo, per i nostri amici di Polymavod che ci stanno vedendo in questo momento, sai già cosa mettere in copertina. Full Art Ex Terra Crystal. Che strano. Ragazzi, a me piace. A me piace però. A me piace, cazzo. A me piace sti cazzo di colori. Questo bordo, questi colori, questa foilatura a me fa impazzire. Che cazzo ne ti devo dire, bro? Non lo so. Non lo so. Minchia. Ecco. Però tu sei un cubo e la tua opinione non vale un cazzo. Anche questo è sinceramente reale. No, non credo abbia un valore, ragazzi, importante. No, Darden, mi rendo conto benissimo che è una roba totalmente mia, che mi piaccia questo tipo di colorazione, queste carte che ti sparano in faccia qualcosa, ok? Me ne rendo totalmente conto, come gli Azi. O lo apprezzi, non capisci un cazzo, dai, adesso non si capisce un cazzo, dai, non mi rompete le palle, via. Pazzesco. Cioè, pazzesca no, però non va male. Non vale 1200 euro, Loris. Dei seri dubbi che possa valere 1200 euro, sinceramente. Ultimo pacco e poi si one pissa. Dove se... Allora, ragazzi, ho un'idea. Codice e questo. Amici, sai come si apre questo pacchetto? Così. Pam! 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 Taxbon X! Qua c'è un X! Minchia Loris! Minchia Loris! Però! Bravo! Come hai fatto? Non si sa! E abbiamo anche pullato quella! Allora, amici! Per fare un piccolo recap su Corona Astrale, visto che magari alcuni di voi si guardano il video anche per questo, e in generale
per eventualmente decidere se comprarlo o meno. A livello di pool abbiamo pullato, aspetta, facciamo il conto, erano 7 prima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 adesso, minchia. Quindi abbiamo pullato 7 più 9, 16 carte considerabili pool. Bene. A livello di carte, secondo me è un set a cui do 8 veramente. Sono belle le comuni, belle le non comuni, alcune rare devastanti, alcune sono una merda. Le alternative, le gallery sono secondo me pazzesche. A me fanno sborrare queste Terra Crystal Alternative. Ho sculato infinito perché ho trovato il Terapagos, che è una delle carte più importanti del set, e va bene. Poi, come gallery, Arcaludon, Joltik fuori di testa, veramente incredibile Joltik, e il signor Meditite. Belle come gallery, anche queste. Un po' di ex, un po' di roba generica. Il Wormadon bruttissimo. Lapras carino. Medician ex. Due ace card come l'albero maestoso e la bomba deluxe. Hydreppole ex, full art, che a me piace. Blastoise lasciamo perdere. Cinderace, dai, piace lo stile. Qui appunto mi piace lo stile. E Daxban ex. Pullato molto bene, trovato belle carte. Lo consiglio? Sì. Ti dà soddisfazioni aprirlo, caro. Ti dà soddisfazioni. Non ha un pull rate osceno come il segreto fiabesco. Il suo lo fa. Per me è un sì. Anche perché, zii, ora. Cioè, nel senso, capisci che se io trovo questa, è per forza un sì allo start. Ma di questo ne parleremo in un altro giorno e momento. Signori, prima di passare alle ranked, però, voi vedete un piccolo codice QR in basso a sinistra nella mia live, ok? Questo piccolo codice QR in basso a sinistra nella mia live è perché i ragazzi di OP, punto esclamativo nave, ok? Mi hanno mandato questo box per appunto commemorare questo evento che loro fanno e in generale il tutto. Io prima di aprirlo, e ringraziando quindi loro, invitandovi anche ad andare nel link in descrizione, che probabilmente è stato già inserito all'interno del... aspettate che mi stanno arrivando un po' di notifiche importanti appunto all'interno del sito. Se volete potete iscrivervi a questo torneo a bordo di una nave da crociera. Vi fa peraltro fare 4 giorni, 3 notti. Si parte da Barcellona, si va a Genova. Insomma, le informazioni ce le avete viute prima. Inquadrate il codice QR per avere informazioni veloci e rapide dal loro Instagram. O in generale, punto esclamativo nave, per andare nel loro Linktree e avere tutti gli eventi. Diciamo che se siete fan e giocate al gioco appunto di One Piece, dei premi golosi come dei case, una vacanza appunto a bordo di una nave da crociera, 4 giorni, 3 notti da Barcellona, eccetera, è molto bella. Io poi, ragazzi, ho amato la mia vacanza appunto in crociera per il mio viaggio di nozze, ragazzi. Come non essere ultra contenti eventualmente di dirvelo, ecco, nave come le sub delle navi. Lo ricorderò sicuramente appena me lo ricorderò io stesso, Willy, di dirlo ai ragazzi di Evox. Andiamo quindi ad aprire One Piece. Come sapete, io non so un cazzo, l'unica cosa che so è che ho sculato infinito perché l'ultima volta ho aperto una manga. La manga di Zoro, che diciamo male male non fa. Diciamo che male male non fa. 4 giorni e 5 notti significa che ti hanno lasciato e se ne sono andati. Effettivamente. Guarda Prince, finisco di spacchettare sti 24 pacchetti e giochiamo. Bakin, la sorella di Kitsune, Usopp, Megaton Ninetales Rush, Pickles, Mr. Pickles, vedi che però è in inglese, il piccolo Sanji, gloriosa Grandma Nion, He possessed the world's most brilliant mind, questo è quello strano in culo, no? Il signor Outlook III, non so chi sia, e... Margherita, la puttana, no, la, ho sbagliato, la selvaggia. Poi levati leggerà il fumetto, pure continuare a guardare cose che continuare a non capire, entrambe. Esatto, Outlook credo sia una collaborazione con il servizio di cazzi. Tanjit, Dogura e Magura, Moira è quella che mangia le ombre, Papag è un grande gallo. Slow Slow Beam Sword. Questo è Afro Jack. No, Afro Jack. Afro Jack è un cantante. Afro Rufy. Dice. Dice. Fai Dice. Eh? Keep Out.
vuol dire no, vattene via. Questo è Don Quixote Doflamingo. Quello che ha doppiato Maurizio Merluzzi, io l'ho scoperto solo da voi. Abbiamo una Tempest Kick che tira due calci al prezzo di uno. È un Tony Tony Chopper. Tony. Grazie Grit per il quarto. Bisogna rinnovare le ranche dell'uovo speciale. L'uovo speciale è fra 4 ore, amore mio. In bocca al lupo a pullarlo. Ragazzi, se pullo una manga, mando un mio video di 20 secondi o 30 dove faccio un balletto a dir poco cringe e strano nel mio gruppo Telegram degli abbonati. Maha, Gismonda, Edison, Spandam, il Vismok Senji, Dracul Mihawk. Questo è l'allenatore di Senji o di Zoro, no, di Zoro. Zoro è lo spadaccino. Pickles, Monkey D. Luffy per gli amici, Rubber Crocodile, una droga veramente molto conosciuta negli Stati Uniti. Lei è una ragazzina di 13 anni che però può diventare ad averne 50, rimane comunque un atto pedofilo fare sesso con lei. Questo è un monaco con una colonna e questo è un tizio con un naso molto grande. Punto esclamativo nave, cazzo! Punto esclamativo nave, dai. Vai sulla nave da crociera. Vai su nave da crociera ora. Vai su nave da crociera a fare torneo di One Piece. Vai su nave da crociera, tu amico di Polima Bod, vai in descrizione a leggere. Dai, vai. Vegaforce. Grande grassa donna. Ormai l'avevo detto. Blue Gem. CP0. Sto sponsorizzando OP Cruise. Sì. Ecosk, come fai a saperlo? Porta pazienza, sponsorizzando. Mi hanno detto, io ho detto una cosa molto figa, mandami giusto 2000 euro e un pacco di cocaina, io il mio lo faccio. Aladino! Quaribou. Gioca One Piece TCG. Ah, quindi tu conosci! Iscriviti a torneo su nave! Iscriviti a torneo su nave! Mister Tanaka. Atlas. Il Foxy Foxy. Baccarat. E Ein. Costa molto quel torneo. Certo, caro, ti fanno fare 4 giorni a bordo di una nave da crociera, però. Sicuramente costa un botto. Ma ti garantisco che io per 9 giorni su una nave da crociera ho speso 10 volte tanto in proporzione. Ma proprio veramente di più. Sicuramente costa. Però porca troia, caro, ti spari 4 giorni a bordo di una nave da crociera, eh. Barcellona-Genova. Non è che incluso c'è, cioè, torneo fine, no. Monda, Jimbe, ma tu sei ricco, Poli? Ma zi, in generale, non c'entra il fatto che sia ricco, cosa che purtroppo non sono, però. Ho visto Ecosk, ma ti basti pensare che se sono arrivati da me, capisci da solo che sono alla mano. Punto esclamativo nave, vai su nave. Dragon's Breath paralizza al 30%. Nico Robin, grandi tette. Gina, grandi tette. Questo c'ha un buco nella pancia, mi avete detto. E questo invece purtroppo mi hanno sparato un proiettile di termo titanio direttamente nel capo. Già. Ale, grazie per i 20 e sono 20. Poli. Ciao Poli. Sì, ciao Poli. Mi sono salutato da solo. Ciao Ale. Bentornato capo. Scratchman. Apu. Bakin. Edison 03. Tongit. Questi sono tette, però è un serpente, quindi ci devi un po' pensare. Lei sono tette e basta. Potere del sapone. No, non ho mai letto il secondo Only Mad Gamers, ho letto solo il primo. Hattori, questo è quello che lavora al comune. Shave. Quando ho trovato la manga, l'ho trovata tipo un mese fa, caro, Curly Dadan. E manca di Luffy Rubber. Tiene ancora Masse e Vogelita... Ma tiene ancora Masse e Vogelita dopo la tragedia che è accaduta? Mancanza di tatto qui. Che tragedia è accaduta tra... Ah, Masseo, no Masella, perché non sai scrivere, scusami. Poli, ti mando un box di OP 104, mandi fotopiedi, sì. Porchemi. Baskerville. Iron Body. Let the body sit the flow. Snake Dance. Pilod è sicuramente...
nazi c'era un tizio che era tipo il capitano di una nave che era tutto scheletrico, oppure lei. No, lei non mi fa impazzire, a me piace più quella... Questo è Grande Mago Piccolo. E questo è un Don Alternative Foil, con tutta la ciurma dei puzzi. No, a me piace quella del potere del sapone, ragazzi. Mi piace quella del potere del sapone. E oltre a quella del potere del sapone mi piace anche il tizio scheletrico. Brock forse si chiama? Forse si chiama Brock. Può essere. È tipo uno scheletro mezzo capitano che però c'è in questo set qui. Magari lo troviamo pure. Poi te lo dico. Tony Chopper è quella Renna parla, giusto? Brock si pronuncia Brook. Io lo pronuncio Brock perché non me ne frega un cazzo. Si legge Brook. Io lo chiamo Brock, va bene? Perché non l'ho visto e non lo so. Io chiamerò da oggi in poi Gengar, lo chiamerò Gengar, va bene? Pentagoras. Slow Beam, cioè un raggio che va piano. Alt, vai piano. Rob Lucci. Lola, perché sei entrata in questa camera? Poenkok Alternative. Poenkok. Chiameremo Gyarados o lo chiameremo Gyarados? Ma Lola è qui! Ho chiuso la porta e Lola è rimasta dentro. Stai pestando la mia... Il mio quadro, cazzo! Sposta quadro! Sposta quadro, mi puzzo, dai! Vieni fuori! Vai fuori! Te la dico anche Gloria! Fuori! Ma cosa vieni a fare? Ma non lo so, vieni qua, sta qua! Dai! Vuole stare da me? Perché vuole più bene a me che a te! Ah. Ok, bello perché ho letto Just Barbie che ha scritto porco di best... Guarderò One Piece. Direi che dovresti. Più che guardarlo direi Sega Dodd, grazie per i 21 mesi, bentornato nel canale Doddone. Welcome back amore mio. E grazie a Realgar per il Prime, benvenuto nel canale amore mio. Ciao Realone. Vega Force, Edward Evil. Lola cerca di aprirsi la porta ma è chiusa a chiave. Koribou. Keep out Iron Body. Basta che scrivi comunque quel nome lì e poi Rule 34, se non ho capito male. Funziona così per guardare One Piece bene. Cazzo, però dovrei giocare al gioco di One Piece io invece. Attenzione, abbiamo trovato una ragazza giovane con grande culo. Alternative Secret Rare Alter Puzo. Basterebbe, per guardare veramente One Piece, basterebbe scrivere il nome del personaggio Rule. Ti fai un giro e di base comprendi. Ti immagini giocare al gioco di carte di One Piece? Eh? Ti immagini giocare al gioco di carte di One Piece, avere il mazzo pieno di tette gigantesche, ok? E come si dice? E mentre giochi ti devi segare. Anche perché magari lo fai a bordo di una nave da crociera. Alto esclamativo nave. Punto esclamativo nave? Eh? Face aggro tette. Non so se esiste un mazzo tette aggro. È lui, Brook? No. Faccio un problema, serio. Leggi il mio ultimo commento e poi quelli precedenti così capisci. Sono serio? No. Però mi hai messo curiosità. Poi l'ho scritto tante volte punto esclamativo nave, ma non funziona. E perché quelli sotto funziona e non a te? Bastardo temerà. Bastardo. Tomodachi alle 23.30, Focolin. Ma come tu e Mario avete scritto due orari diversi? Aspetta. Aspetta, eravamo d'accordo alle 23.30, ma... Mario è probabilmente stupido come i cammelli, cazzo. Monkey D. Dragon. No, qual è il fatto? Mario, chi è che aveva detto che non poteva alle 11, ma allora facevamo alle 11.30? C'era uno... che aveva detto, guardate, io purtroppo non posso. Ci sono, ma potrei arrivare leggermente in ritardo. E allora faremo alle 20... Aspetta. Ok. Chiediamo, Così fa con la Tomodachi oggi? Si squartano capre. Spero ti possa piacere un'idea. Recensiamo navi da crociera su cui fare dei tornei... di One Piece.
Gioco di carte però di One Piece, attenzione. Edison Edward Willel. C'è gente con 2-300 try. C'è gente con più di 300 try, Viserion. Ti non preoccuparti, Foccolini, hai fatto bene. Califa! È davvero un grande content. Ma purtroppo è l'unico che possiamo fare. Nico Robin, lei posso dire che ha una faccia di cazzo? Lei posso dire che ha proprio una faccia di cazzo? Cioè, è proprio brutta la faccia. Sembra un alieno, Nico Robin. In questa carta, almeno. Monkey D. Dragon. Baccat, questa viene da un film. Grande buco in pancia. E il Don Special. In crociera ci saranno anche i tornei di faccia di marmo? Punto esclamativo nave per sapere se ci saranno dei tornei di faccia di marmo a bordo della nave da crociera, dove si terrà un torneo di carte di One Piece che potete raggiungere con punto esclamativo nave. Poi come va lo sbusto? Pokémon da dio. One Piece al momento siamo ancora a metà box, questo è il dodicesimo pacchetto, al momento niente di che, ma le garantite ci sono. E se non ho letto male le carte, i ragazzi appunto di punto esclamativo nave mi hanno mandato un box tumefatto per fare in modo che faccia più pubblicità. Allora, hanno risigillato un pacco inserendo all'interno una carta manga, chiaramente, come traflagrarlo manga, capito? La prossima pill sarà sulla nave da crociera, la prossima pill è una nave da crociera, capo. Sai quale nave? Punto esclamativo nave. Capote. Fuza. Scratchman. Apu. Aladino. Il signor Dice. Island. Nico Putta Robin. Crocodillo. Monk di Dragon. Cos'è aperto di Pokémon? Ho aperto Puzzo e Cazzi. We are going to claim the One Piece. E poi Buco. Gigante. Sì, se troviamo una manga faccio il balletto cringe nel gruppo Telegram degli abbonati, l'ho già detto. No matter what, si farà il balletto cringe. Via. Poi vi faccio vedere il pool di Pokémon, è stato a dir poco devastante. Devastante. Popoli. Edward. Blue Gem. Monda. Secondo te chi ha trovato One Piece, quei due? Non l'hanno trovato perché sennò l'anime e il manga sarebbe finito. No, Moss My Room, fino a che non trovo i ragazzi di, come si chiama, di Cardland, non trovano un accordo per Magic. Zii, non apro Magic, a mie spese ci vado sempre in perdita, capirai. Frank, grazie mille per il ride, capo, com'è andata la rankata? Io mi ci accingo tra pochi secondi. Galaxwing, yeah. Smash. No, secondo me no. Quella no, Smash. Sembra una cartina. Vegaforce. Jimbe. Sterry. Snake. Ho tenuto i try per stanotte per l'uovo. Ah, riparti a mezzanotte, fra tre orette e mezza. Ti fai un pisolino e poi ti spari 200 try, Frank, eh? Sei il più furbo, cazzo. Ito. Appunto, Frankie. No, la manga di Luffy. No, non è la manga, però è bella questa. Purtroppo l'ho già trovata. Purtroppo l'avevo già trovata. Però questa è una bella alternative di Luffy, devo dire, eh. Via, 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 via. Questa è bella, questa è bella, questa è bella. Poi è anche LGBTQ+. Questa. Di queste parole non sbagli mai. Dici queste parole, va sempre tutto bene. Via, dai. Dalla me allora, via. Dogura e Magura. Maha. Fuzza. Megaton. Vale meno di una busta. Di crack. Ma non per il valore, per la bellezza. Morgans. Capitan John. Questo è un bel personaggio, cazzo. Questo è un bel personaggio, eh. Jacko Moira. Slave Arrow, le frecce degli schiavi, ho capito. Demonic Style. Ho sbagliato. Minchia! Gigantesche! Mastodontiche. Fratturanti. Grandi come gemello cenere e fratello sabbia. Bombe
che hanno colpito Richard Garfield. Questa notte... Tettazze. Di Lilith. The God Itself. 327 miliardi di soldi. Assurdo, devastante, mammelloide di donna. Assurdo, putrefacente, inumano, dimensione, scatafascia. Chi se lo sarebbe mai aspettato? Buon Manigold, Tongit, Vea Force, Pickles, Egghead, Morgans. Si possono gradare solo le minne? Bisogna dargli un ritaglio, probabilmente, eh? Signore, mi sa che c'è la manga. Signore, mi sa che c'è la manga, lo sento. Jimbeo! Non è una manga, però è un tizio che fa... Ti dirò per cazzo... Ti stacco il culo... Imbecile. Ah, che bello, bello, bello lardoso bastardo. Tu non devi salire sulla mia nave. Gna 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 gna. Fishman. Fishman. La mia nave o la mia punto esclamativa nave? Eh? Non salire sulla mia nave o sulla mia punto esclamativa nave? Sì, Foccolin, eccolo lì. Quello era il copypasta che cercavo di citare poc'anzi. Buonasera, Heavy Metal. E va bene, ci sta, sono punti di vista. A me piacciono soltanto le ultra rare, alternative, eccetera. Le standard sono molto, molto... Basic. 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 Pugno speccategole dello... Non penso esista quello spucco. Bertani, grazie per i 7. Bertà. Eh sì, Enrico, sono d'accordo con te. Le rare sono molto belle. Vezza, non c'era una carta dietro? No. Nope. Nope. A meno che non sia apparsa dopo, ma no, perché le metto qua, non le butto mica via io, nel senso. Mi è sembrato tantissimo, sorry. Ti devi preoccupare, caro, mi devi dare 2 milioni di euro. Monkey di Luffy versione Hulk. Hulk. I'm Hulk. Salta Kaizo, magnifico, mancano 5 buste e ho finito. 5 pacchetti and I'm done. E poi andiamo di Kaizo. Anche perché vi devo spiegare dell'uovo splendido che viene pullato stanotte a mezzanotte. Insomma, York. Iron Buddy. Non esiste la carta Roger di Vado. No, non esiste. Sono dei personaggi di Dark Souls, Elden Ring, volevo dire. Galaxy Wink and Blaze Slice. Io taglio il fuoco con la mia spada. Però minchia, Divado è... Divado è bella, eh. Divado. Come ti chiami? Mi chiamo Divado. È stata un'altra delle mie... Quella è stata a tutti gli effetti una polata, eh. Una demonata, eh. Poi ti è uscito il playthrough di tutta la ranked per la Lega dei nuovi player? No. C'è però il walkthrough scritto, se vuoi. Presto, oggi ti pullo una long run e te lo faccio vedere in live, caro, il walkthrough. Una manga di Stussy? No, non è una manga. Non è un albanese, Andro Boy, non è albanese. Non è Andro Boy, si chiama Demone del Loot. Non vale 400 euro, Enrico. E lo puoi trovare all'interno di una casa di fronte a Brock, peraltro. Monkey di Vado. Non vale 1500 soldi. Non vuol dire nulla, 1500 soldi. Peraltro, eh. Poi tre top 3 momenti delle pill fatte, non me lo ricordo in questo momento, caro, mentre sbusto One Piece. Parliamone adesso che andiamo sulla ranked e mancano 3 bustine. Capitan John, Foxy Seta, Jimbe, non alternative però. Due pacchi. No, non è vero, Just Barbie, hai sbagliato, non vale 230 seghi, no. Ma il demone del brutto è abusivo, è molto probabile in quanto pugliese. Gigilino, grazie per la tier 1, vecchio. Ciao Gigi. Grazie signor Lino. Lino Cambessa. Porchemi, grazie mille. Boa, grazie mille. Giacomo, grazie mille. Koala, grazie mille. Il re Quasar Help. Requisito aiuto. Ora esce, me lo sento. Cosa esce, Enrico? Chi esce? Monkey di Rubber? No, temeraio, non penso che fosse vero. Esce Otama! La carta potente, non cosa può significare? Ultimo pacco, Enrico. Heavy Metal. Colui che gestisce tutte le mochatte, le moderazioni.
C'è un solo pacchetto. Se in questo pacchetto vi è una carta che ha a che fare con le navi, allora voi tutti sarete obbligati a scrivere punto esclamativo nave. Poli Isaac League fa molto ridere. È fatto apposta, caro. Perché non dobbiamo mai dimenticarci da dove arriviamo. Poli, 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 poli. Inventa tornei, inventa anche quiz, ma non ne prende uno perché scripta sempre le sue run. È poli, taratatata, amico delle guardie, amico della mafia. Gigilino, grazie per la tier 1. E Poli One Piece è sulla nave, punto esclamativo nave per saperlo. Grazie infinite alle Dane per le 10 sub gift. Io prendo queste tue 10 sub gift come se fossero delle sub gift in onore della pill di The Binding of Isaac, che purtroppo ci ha abbandonato fin troppo giovane per colpa di un Diego che purtroppo è morto e eravamo in mancanza di un player. Grazie mille alle Dane, grazie per le tue sub gift. 10 nuove persone a mezzanotte potranno pullare il mystery egg di cui parleremo fra pochi secondi. Ma prima le Dane bisogna salvare un'imbarcazione. Un'imbarcazione che sta prendendo acqua. Oserei dire una nave. E sai come si fa? Facendo punto esclamativo nave. Per partecipare a un torneo di One Piece a bordo di una nave da crociera. Alle Dane, io ti ringrazio e ti dico che dedico a te le mie ultime domande. Book in. Book in, eh? Book in. Blue Gem. Snake Dance. Keep Out. Mr. Pickles. Koribu. He possessed the world's most brilliant mind. Moda. Atlas. Curly. E l'ultima. Enrico Heavy Metal. Ci assomiglia vagamente a te, Harry, peraltro. C'è un che di somiglianza con te, il signor Basil Hawkins. Come Stephen Hawkins, ecco a chi mi ricordi ogni volta, Enrico. Allora ragazzi, questo è il pool rate, questo è il pool del box, che non posso che ringraziare i miei fratelli di punto esclamativo nave per avermelo mandato. Io sono contento di dare una mano per una attività, ma che bello lui peraltro, per un'attività appunto così figa come un torneo manga un torneo di One Piece a bordo di una nave da crociera. Quindi ringrazio i ragazzi di punto esclamativo nave, trovate il link in descrizione se siete su Polima VOD per andare a vedere di cosa parla questo enorme fantasmatico torneo, possibilità di salire a bordo della nave, pagate poco, giocate una figata atomica da Barcellona a Genova nel puzzo al cazzo in un attimo, veramente. È forte quel personaggio nella lore di One Piece, ragazzi? Ti diranno tutti di sì adesso, Enrico. E adesso che l'ho detto, ti diranno tutti di no. Ecco. Però, piccolo recap anche di quello che abbiamo aperto di Pokémon. Ringrazio ancora anche per le due promo di One Piece che mi hanno mandato. Oggi abbiamo trovato il favoloso Terapagos X Terra Crystal Devastante, Okidoji X, Orsea Gallery, Luxray, Gardevoir, Fortress, Pignacolada, Toadskull, Drifblim, Miraidon Gold, Riolu Baby, Toxel Baby, Paumotu Baby, Garou Devoy X, Daxman X, Cinderace Terra Crystal Full Art, Cinderace Terra Crystal X, Blastoise X, Hydreapple X Full Art, Ace Card, Medichan X, Lapras X Terra Crystal X, Ortumon X Terra Crystal X, Happled Ips X, X Meditit X, Joltix X. Questo è tutto. Quante buste aperto di Corona Astrale? Un box, cioè 36. E 36. E ho trovato le due delle carte che più volevo trovare. Ovvero lui e lui. Peccato per Gulpin, però siamo contenti. Amici di Polima VOD, spero che questa pullata vi sia piaciuta. E non posso fare altro che dirvi stay poly, stay VOD.